Allora, perché parli piano? Ma salve! Bentornati in live, non so dove cazzo devo guardare. Lì? Devi guardare al numero 1, poi al numero 2, poi al numero 3. Benvenuti, ce l'abbiamo fatta! Un po' di sistemazioni. Addirittura YouTube ci ha appena detto: abbassate il bitrate perché state andando troppo veloci. Non sapete cosa abbiamo fatto. Abbiamo scoperto una nuova tecnologia per rendere più stabili le nostre live. Si chiama cavo. Il cavo che va dal router e arriva direttamente alla nostra attrezzatura streaming. Non ci avevamo mai pensato perché siamo dei maledetti uomini di Cro-Magnon. Che c'è? Posso dire loro cose carine tipo: ragazzi, mi raccomando, guadagnatevi lo stipendio. Queste sono le cose che diciamo ai nostri operatori. E vi abbiamo fatto la sorpresina. No, vabbè, l'audio fuori sync poteva non mancare all'inizio. Queste sono le cose che diciamo ai nostri. Ovviamente era tutto uno scherzo preparato, perché a noi ci piace fare mi questi spieghi scherzi. Come è potuta accadere questa cosa? Io conosco i miei polli. Vedi quel setup? Noti una novità? Noto una novità, sì, diverse novità, ragazzi. Poi
Poi vi facciamo vedere che oggi succede un macello qua. Oggi non avete idea di quello che succede. Allora, contate che prima di partire in live la CPU era l'80%. Non stiamo scherzando. Quindi io riavvierei la registrazione giusto per vedere se va in fuori sync di nuovo. Ok, adesso se va in fuori sync è normalissimo. Facciamo uno scherzone, vi facciamo uno scherzone, sì. Facciamo un test in live tutti insieme. Sì, facciamo un po' di test perché vogliamo che il resto di questa diretta sia pressoché perfetta. Come Sanremo. Deve essere come Sanremo, senza la musica però. È proprio come Sanremo. Come voleva si dimostrare? Allora, sappiate che questa luce violacea che ho sulla faccia durerà pochissimo, perché a metà live più o meno si spegnerà. Come Rocco lo sa, ride. Però lui comunque ci tiene a mettermi le luci viola in faccia, anche se poi spariranno a un certo punto. Fateci sapere se va tutto bene, perché qua oggi, a parte la... c'è una cosa che mi dà fastidio, io non so... scusa, iniziamo subito. Mi dai, per favore, la camera mobile? Quella? Io devo... Inquadra in giù. Animali. Animali. Siete degli animali. Degli animali. Volevo solo far notare perché la luce è storta. E adesso fammi vedere un'altra cosa, perché vediamo se sono animali. Bravissimo, no, non sono animali. Bravissimo, Rocco. Sono tutte sue, ma come fanno a essere storte? Ma chi l'ha montato sto setto? Ma poi quella è l'IKEA che li fa storti. C'ha quella. Io non posso vedere una live così, scusa, Ma può essere la cosa storta? Metti così. Caso che a casa tua... Guarda, l'ho raddrizzata col pensiero. Metti caso che a casa tua c'è stato il terremoto. Ma guarda quella là! Cosa? Quella di fianco! Quella di fianco, c'è tutto un movimento, una cosa. Ma te la raddrizzo, se a te non piace. Guarda che io sono bravissimo a fare queste cose. Scusa, mi ridai la larga, per favore, mi fate vedere. È dritta come il cazzo che ti strafrega. Guarda, è dritta. Cioè, nella realtà dico è dritta, poi nel video va compensata, va messa così. Ma io 4 ore a guardarmi in televisione, l'unica cosa che guarderò sarà quella lampada storta. Vabbè, ma ci sono pure persone normali tra di noi, quindi... Ragazzi, a chi dà fastidio? A pochi, perché sono tutti ragazzi sani. No, sono tutti ragazzi sani. C'è qualcuno che ci dice che siamo fuori fuoco le facce, almeno. Ecco. Scusa, posso venire anch'io? Grazie. Scusami. Oggi faremo delle grandi cose, ma prima di tutto un ringraziamento a voi di essere qui in live con noi e al fatto che siamo arrivati a 46.000 euro. Mi dai il computer? Precisamente 45.000 e... 347. No, 46.300. Sei aggiornato. Mi dai il computer? Guardate qua, siamo arrivati a 46.347. Ora, in live dobbiamo dire una cosa che i nostri collaboratori non sanno, perché voi non li vedete, però se scendiamo abbiamo aggiunto dei perk che loro non conoscono. Allora, siamo a 46.300, a 47.000 anche Paolo mangia il suo streaming. Sappiate, no, perché Paolo prima ha fatto, c'ho un'idea, ma se poi lo assaggiamo anche noi. A 48.000 anche Rocco sarà costretto a mangiare il suo streaming. Dovete sapere. Allora, Roberto vi darà pochissime soddisfazioni, perché sapete quelle persone molto coraggiose, per esempio Bear Grylls, oppure non me ne vengono in mente altri. Ecco, lui è esattamente senza pietà. Però a 50... Mostra Roberto, regia. Mostra Roberto che è coraggiosissimo. E... Eccolo. Ciao, mamma! A 50.000 però c'è il best of via, the best. Via da lì. C'è Michele, anche detto Nero Pago per gli amici, che... mangiare il suo stro... A 50.000. A 50.000. C'è un problema. Ma tu non vedi nulla? Non vedo. Va bene, che succede? Scusate ragazzi, un piccolo problema tecnico di inizio live, ma nulla di grave. La nostra regia vede tutto nero. No, tutto nero, dappertutto nero, bellissimo. Voi intanto potete riempirvi gli occhi con la mia presenza, che spero non sia sovraesposta. No? Siamo giusti, Rocco?
però il Lazio in live, cioè, tutto perfettamente. Però. Però Redez ha detto no, ma abbiamo due senti, questi sono i, si sente solo l'audio. Abbiamo parlato di nero pago, si è fatto tutto nero. È un attimo proprio. Il bello è che noi da lì vediamo, quindi tecnicamente dalla cabina regia il segnale esce, non arriva a voi, però l'importante è che voi sentiate. Infatti è tutto buio. È tutto buio. Così siamo più belli. Vabbè, visto che abbiamo soltanto questo audio, ora vi rallegro con uno stornello che lo canterà Redez. Sì, dai, intanto tu fai la musica. No, fai, però devi cantarlo tu. C'hai pure ragione che devo cantarlo io, ma fino a un certo punto dovrei anche sistemare la situazione qua. C'era la capra, c'era la capra. C'era posso citarti? Dove una... cazzo? Che, ma, che io la musica non... di un gioco che abbiamo giocato stamattina. Oggi abbiamo giocato un gioco, raga. Non vedo l'ora che vediate il gameplay. C'era la colonna sonora fatta con la chitarra elettrica ed era totalmente scordata. Una merda di proporzioni galattiche. Un gioco che non ha mai avuto una recensione positiva, neanche dalle testate più generose. Cioè proprio l'hanno cacato tutti. Si chiama Nerf Legends, un gioco basato sui nerf in cui non ci sono i nerf, se non così, visivamente, in maniera molto, molto blanda. Che succede? Ragazzi, aspettate, Redez e tutto il team stanno cercando di risolvere il problema. Un problema che non si è mai verificato, è proprio una novità, è una novità assoluta. Sembra di giocare la seconda parte di Elden Ring. Tutto nuovissimo e inaspettato. E in effetti è la seconda parte di Elden Ring. Io vedo Redez preoccupato perché stavolta neanche lui, ingegnere protozoico, sa cosa fare. Non hai idea, eh? Io non ho una idea che sia una, ma posso provare a fare una cosa, quindi non ci sentiranno per qualche secondo. Per qualche secondo non ci sentiranno. Sì, forse qualcosa di più. Anche dalla quarta, anche dalla terza, tutto bene, quel che finisce bene. Scusate il ritardo, non è solo mentale, questo possiamo assicurarvelo. Bene, ci siamo. La live, che più live non si può, abbiamo avuto tutti i problemi che potevamo avere oggi. Sì, vabbè. Quella è mia, grazie. Aprire. Perché è tua? L'ho messa io qua sotto, quella è la tua. Chi me l'ha messa là sotto? Ah, non io me la sono messa qua a fianco. Mi hanno fregato l'acqua, non è vero. Comunque, allora, rifacciamo un recappone. Abbiamo superato tutte le aspettative con Incipit, quindi grazie ancora una volta. Oggi in live saremo 4 ore, e se sono 4 ore così di problemi tecnici, di cose che si spengono, di nere all'improvviso, non è un film. Dicono che stattera, ma non è vero, la stiamo guardando anche noi la live, ragazzi. Forse stattera perché siamo in registrazione, questa potrebbe essere. Ma vogliamo bloccarla sta registrazione? Possiamo bloccare la registrazione, regia.
Vabbè, è come Elden Ring, d'altronde. Stattera, ed è giusto che voi vi becchiate la live statterante. Stattece. Comunque, questo succede quando gestisci una live così grossa da un semplice portatile, che fino a 2 anni fa sarebbe bastato per tutto, ma ovviamente adesso, siccome è tutto ottimizzato come il culo, non funziona più. Questa è una cosa che io ho notato. Noi 10 anni fa usavamo software di montaggio anche de merda, ma ci montavamo tutto senza grossi problemi. Oggi ci capita di avere un sacco di problemi software. C'è un ottimo audio, c'è un ottimo audio. C'è un ottimo audio. Allora, vi piace la mia maglietta? Questa è porca puttana, datemi dello scotch, della colla. Comunque questa è una maglietta di cui vado molto fiero, perché è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. Purtroppo non c'era Zoidberg, ma guardate che bello. Bender che ti offender. Ok. Comunque, ci siamo. In questa stanza stanno correndo nell'etere diversi segnali. Audio, video, siamo super attrezzati e chiunque entri qua dentro gli pia il mal di testa per le onde radio che stiamo facendo camminare in giro per la stanza. Allora, voi non sapete che noi abbiamo acquistato dei palloncini, perché ovviamente tutte le live finiranno col botto, ma questi sono palloncini speciali, li avete mai visti? Questi sono palloncini la cui caratteristica più figa è quella di costare 10 volte i normali palloncini. No, non costano tanto. Quanti ne hai comprati? 5 e 1 euro. La Madonna! Ma 5, ma sono speciali? Sono speciali perché c'è un LED qua ma sopra. Ma sono speciali questi? Sì, sì, c'è un LED. Qua, fate vedere, zoom. Abbiamo la camera virtuale, avvicinati Rocco, esatto. Abbiamo sulla camera 2 abbiamo una better visualizzazione. Oh, guarda, perfetto, perfetto. C'è il pull, noi pulliamo. E niente, non funziona, è rotto. Costa 1 euro, raga, che cazzo volevate dalla vita? Non si vede niente. Perché lo devi gonfiare. No, no, funziona, devi gonfiarlo. No, questo è rotto. Però noi abbiamo preso un'altra cosa interessante. Mo so che... Sai che credo che funzionino, ma non si vede un cazzo perché c'è troppa luce qua dentro, molto. Dici? Banalmente. Sì, 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 sì. Questa è una bombola. Hai finito? Ma tu vedi? È pesante, eh? Ah, questa è una bombola piena di elio. Elio, lo sappiamo, il dio della... Del vento. No, no, ci devi. Vai. Del vattaspruzzo. Basta. Si vede la luce. Si vede un po' la lucetta, la vedete? C'è un piccolo LED qua in alto, la cui utilità è assolutamente... Sono palloncini di ottima fattura, dicevamo. Proprio buoni, valgono... E continuiamo la live in questo modo, continuiamo a parlare in questo modo perché la live credo che venga meglio con l'elio. Se io provo a fare la voce profonda non mi esce davvero per niente, ma viene davvero male. Ok, sto tornando in me, piano piano. No. Allora, io okay, non ho capito perché si è rotto, però vabbè. Perché fanno cacare. Perché fanno cacare, ho capito che l'ho presa dai cinesi esattamente come l'elio. Posso dire che oggi mi sento particolarmente fortunato di avere la mia voce, ho sentito la versione altrimenti, veramente brutta. Questi vanno fin su al soffitto. Però metà lo riempiti con l'aria normale, metà con l'elio. È un elio particolarmente buono questo. Ti aspettavi che esplodesse? No, mi aspettavo che a un certo punto... Aspetta, vogliamo trovare il bilanciamento esatto per farlo stare a mezz'aria? Cioè tu vuoi fare 4 ore a bilanciare un palloncino a mezz'aria? Ma a me questi esperimenti scientifici lo sai che mi mettono il buon umore. Devo fare minchiari con l'elio. Scusami, sono esperimenti che... Non fatela a casa, allora, bambino. Te la devi tirare. Allora, però, quando facciamo le cose, fai la voce di minchiare. A un certo punto, con l'elio, non ti viene bene perché
Madonna ragazzi, ma me lo massacrano i chiari. Allora, non è che ci stiamo intossicando a fare... Ho fatto, secondo me non si regge, vedi che non vola. Dici? È leggero, ma non così leggero. Io volevo fare una live seria comunque. Sai che mi servirebbe una ciapparella? Dillo in italiano così ti capisco. Una ciappetta. Ok. Scusate, adesso, ma perché dobbiamo fare gli imbecilli con lei? Era una bella live, l'avevamo fatta la scaletta. Non è mai stata... Pula mamma. Non è mai stata una bella live, in nessun momento, neanche durante la preparazione. Abbiamo anche deciso di far arrivare dei messaggi in live. Questo mi scoppa dentro un occhio. No. Vediamo se questo pallone con una percentuale bassa di elio... Ah, ma io non li so fare, no, di palloncini. Una ciccarella, dicono che si chiama da loro. Qualcuno è andato a prendere la ciccarella, come si chiama... Ma farete anche cose... guardate, questa live tour, cioè, cucineremo anche. Solo che deve partire, dobbiamo... Oh, guarda, guarda che manetta va. Va manetta va. Guarda. Ce l'ho messo poco di io ho bilanciato molto bene, però ce l'ho messo poco di aereo io. Cade un po' più lentamente di un normale pallone, ma pronto, 1, 2, 3. Ma è poco l'aglio che ci ho messo dentro. Sono un po' così. Non lo sto facendo. È la mia voce reale. Adesso sentirete perché non cambierò tonalità. Ecco, è tornata. Però volevo fare una cosa. Scusate. Ci vuole giustamente. Allora, ragazzi, voi una cosa non la sapete. Puttana di. Le bestemmie sono pericolosi perché volano i pezzi. Comunque, dicevo, voi non sapete. Allora, non fate scoppiare questi palloncini. Può succedere di tutto. Ma perché devi scoppiare i palloncini che ho comprato io con i soldi? Le batterie contenute all'interno dei palloncini sgrizzano e vanno velocissime. Mi ha fottuto una mano. Cioè, è stato violentissimo l'impatto. Quindi non li scoppiate, mi riferisco a tutti, non scoppiate i palloncini. Ci dicevano, allora, possiamo far vedere cosa sta succedendo nell'altra stanza? Sì, facciamo vedere di là chi ci allora, sta, piano piano. Aspetta, aspetta regia, aspetta, fai prima sistemare, il... Voi non avete idea, vabbè, io vedo cose. Imposta la ripresa, imposta la ripresa. Voi non potete vedere delle cose che stanno succedendo. Intanto ho quasi bilanciato la situazione qua, vedi come sale ma negli occhi, nella bocca. Allora di là abbiamo dei cinesi. Come potete vedere ragazzi, in quest'altra stanza si sta consumando una tragedia. Allora vedi Rocco, stanno facendo il progetto per mandare il nostro cazza nello spazio. Qui c'è un disegno stilizzato del cazza, le cui proporzioni sono sicuramente opinabili. E adesso stanno calcolando il peso, tant'è che Michele, che è una persona molto più attenta di quel che potreste pensare, ci ha detto, ma qual è il cazza nello specifico che dovremmo mandare nello spazio? Perché noi dobbiamo sapere quanto è grande, dobbiamo pesarlo e tutto il resto. Noi manderemo il cazza numero 1, che sta a casa di Nicola. Però abbiamo il numero 10, che è molto simile. Abbiamo il numero 10, ma non pesa come il numero 1. Vabbè, pesa indicativamente, ma voi sta a vedere che dobbiamo fare... È quello di legno, di Bahia. Mi serve perché allora... Ti serve? Aspetta. Hai avviato il microfono, caro Rocco? Se no, no, si sentono. Vai, vai. Allora, quello di gomma pesa di più. Dammi il numero 10, dai. L'abbiamo perso. Ma lo posso appuntare? No, no, non lo devi appuntare. Lo posso nel caso. Ma dov'è? No, che non lo devi bucare. Lo devi bucare. Perché vuoi dire? Io l'ho progettato per quello di plastica. No, che quello di legno è il numero 1. Per quello ci tengo che non si perda un cazzo, perché è il mio numero 1. Allora ci mettiamo uno, sennò. No, non funziona così. È il mio numero 1, non va. Non lo so dove sta. Avete spostato le cose, ragazzi. Eccolo qua. Trovato? L'hanno messo ingulato, però. Ingulatil. Questo è il cazza che andrà nello spazio, più o meno. Allora,
Questo più o meno 10 di 630. Quindi non lo posso bucare. Questo... Una pallina. Ma perché devi bucare una pallina? Vabbè, non lo bruco. Sì, bucalo, però fai attenzione, ci tengo particolarmente. Ma quello è il 10. Comunque quella scatoletta di pesce è più gonfia del palloncino. Fai vedere il surstromming intanto. Sì, facciamo vedere il caro surstromming. Ma allora, questa è la scatoletta contenente il surstromming. Non fatevi ingannare dai colori vivaci. Fai vedere la di profilo. Cambia regia. Fai vedere il profilo. Oh, guardate. Guardate come è gonfia. C'avete un po' di guardate spazio. Come è gonfia di profilo questa scatola. No, torniamo sulla inquadratura. Eccola qui. Così facciamo vedere bene la marca. Se volete comprarla, ragazzi. Surstromming, detta anche l'amico il pesce dei barboni che non muore mai. Allora. Che tra l'altro surstromming è onomatopeico, giusto? Sono gli svedesi che vomitano. Surstromming! Io ormai ho una missione, la mia missione bilanciare il pallone e fare una missione. Mo prendo quello. Poi recupera il pallone. Ce l'ho, Ci sono quasi. E niente, non è una live interessante, secondo me. Adesso è andato tutto. Ce l'ho quasi. Se mi cade di mano esplode. Bravi, avete capito la pericolosità. Sapete che stasera noi cucineremo, faremo un sacco di cose. Sarà una bella live. Era una bella live, adesso tu mi hai messo una cosa in testa. Troppo? Qualche grammo in meno ed è tuo. Guarda. Sono sulla luna. Volo. No. Ma com'è possibile? Possibile. Perché ha toccato la mia testa, si è caricata di elettricità ma statica. Ma non è possibile. Ma non è possibile. Scendi. Perché è successa questa cosa? Ma non dovevo. Niente raga, non è. Ma le... Madonna. Prendila, bravo. Allora, devo capire come mai è andato su. Perché tecnicamente scende. Se tu l'abbandoni scende. Ma se uno gli dà una botta così, no. Superata a una certa altezza. No, adesso riuscire. Che ci sta là? Una corrente? Di che? Boh. Allora facciamola ritornare qua. Spingiamola dolcemente verso l'alto. Dolcemente verso l'alto. No, vedi, con il rimbalzo torno giù. Devi fare così. Gli esperimenti. Esperimenti idioti. Belle no. Che eravamo tutti concentrati a vedere no, perché l'ignoranza. Se ho capito è proprio la mia testa che la manda. Niente, non ci riusciamo. Qualcuno dice gli ingegneri dicono l'aria più calda. È vero. Sì, è vero, ma che là c'è l'aria più calda. Cioè, chi è che si mette là? Un termometro, per favore. Sinergo, non fare il fisico, tranquillo. Per farmi il fisico devo stare in palestra 20 anni io. Quindi non ho capito. Ma niente, è una questione. Posso pulire un po' questo tavolo che sembra un, sì, un compleanno di 8 anni. Cioè, intanto Rocco adesso vi fa è vedere. Bello. Si accende la lucina dentro. Grazie. C'è una volevo buttare dentro un po' di queste cose perché. Ah, la lucina. Sembra una prima comunione. No, te la fai i cazzi tuoi tu. Ah, il termometro. È un termometro, ragazzi. È un termometro? Sì. Quindi ce lo devi chiamare. Oh, guarda che ci facciamo male. Non mi è riuscito. Sgrizza in un occhio questo, moriamo. No, veramente sono pericolosissimi. Prima mi sono fatto veramente male alla mano. Ti si è gonfiata. Cioè, mi sono fatto malissimo. Vabbè, comunque, niente. Esperimento palloncino fallito. Avevo comprato altri palloncini per fa festa. Dai, che abbiamo soltanto altri 20 minuti, poi si chiude la live. Tra le altre cose, ma voi su Windows 11 vi siete tolto l'orario in basso a destra?
Perché sui miei computer si è tolto l'orario. Non sai perché l'hanno... Posso fare il complottaro, ti prego? Posso fare il complottaro? Fai il complottaro. Sai perché l'hanno tolto? Perché così non ti rendi conto del tempo che passi sui social a comprare le cose che loro ti dicono di comprare, a guardare le cose che loro ti dicono di comprare, a dare retta alle notizie che loro ti dicono che sono vere. Perciò hanno tolto l'orario. Così non capisci quanto tempo ci passi e quando torni a lavorare ti fanno oh, dove cazzo eri stato? E tu fai la domenica a casa mia. Se metti un attimo il PC, per favore. Guardate sul PC, a parte che dobbiamo vedere a quanto siamo arrivati, se si aggiorna poi loro il dato. Ce l'hanno, loro qua, ce l'hanno. Qua in basso si è tolto l'orario, io non ce l'ho più. Tanto siamo a 46.745, il primo a morire sarà Paolo. No! 47.000, anche Paolo dovrà assaggiare su Stroming. No! E quindi bene, bene, vabbè. Loro ci dicono che non serve l'orario con le nostre live. Oh. Oh. Che dici, lui si addormenta a metà, giustamente. Poi non serve l'orario. Tu fino a che non fai stare un pallone... Dicevi? Come mi trovi oggi? Scusa, posso no, leggere? Molto bello oppure no? Perché ho dei dubbi. La situazione è questa, quando... A parte che, mamma mia, che botta con Bacca. Ispirare l'elio è pericoloso. Mamma mia, è uno spostamento tremendo. Ah, mamma. Non lo fate a casa, l'elio non va... però è bello. Basta elio che vi fate male. Respirare elio, elio puro continuamente può provocare morte per asfissia nell'ordine dei minuti. E inalare elio direttamente da cilindri pressurizzati è estremamente pericoloso. Addirittura. L'elevata velocità del flusso in uscita causa un barotrauma. Sì, un barotrauma. Che fatalmente comporta la rottura del tessuto polmonare. Bene. Ma chi è Pierpaolo? Giustamente ci chiedono chi è Pierpaolo. Pierpaolo è uno degli ultimi arrivati in famiglia. Microfono ed è l'unico con la maglietta della NASA in realtà. Allora, come potete vedere, Pierpaolo ha la maglietta della NASA, ma non è che se l'è messa oggi perché fa la missione spaziale. No, lui è proprio un appassionato della NASA. C'ha gli occhiali della NASA, la felpa della NASA, i jeans, le mutande della NASA, il naso della NASA. C'ha tutto, tutto. È un super appassionato di NASA. Ho fatto un diorama. Ma secondo te richiama vagamente un profilattico? Sì. No, se ce ne attacchiamo due o tre, lo facciamo volare per la strada. No, vabbè, basta con l'elio. Fa male l'elio. Dobbiamo comprare altri due o tre palloncini o no? Mi metti un altro po' di elio qua dentro, per favore. Voglio vedere se funziona questa cosa che hai detto. Siamo una massa di idioti. Oh, raga, io ho 37 anni e non ho mai giocato con l'elio. Posso divertirmi oggi anche per voi che avreste sempre voluto farlo e non avete mai fatto? Intanto ci sono anche i bot che ci... Che ci... Siamo diventati... No. Chiavaglielo in testa. No, se mi aiuti tu con la... Dammi questo. Guarda quanto siamo bravi a incapocchiare le cose in due. Lascia. È come se lascia, lo facessi ogni giorno. No, perché... Sì, no. ce la facciamo. Attenzione. No, non va. Siamo di un'ignoranza stratosferica, ragazzi. Però si regge, non cade. Sì. Perfetto, questo è del maestro Ciampa che ringraziamo. Ciao maestro Ciampa, lui l'ideatore manuale dei cazzetti, non c'è niente da fare. Vai, torniamo sulla larga regia perché ormai hanno... Tu non ti arresterai mai fino a che non avremo finito i palloncini. Ne posso gonfiare 18. Oh, posso indurmi l'ipossia. Anche. Cioè, una cosa per volta, giusto? Che cos'è l'ipossia, ragazzi? Cazza a dondolo. Sì, è vero, dondola gradevolmente. Comunque, io direi che potremmo provare a fare una cosa. Mettere un altro po' di elio qua e vedere se lo reggiamo. No, scoppia. Ma questo era tutto elio? Puro? Puro. Poi abbiamo, siccome dobbiamo comprare una bombola di elio particolarmente importante, circa 8 metri cubi, sappiamo che l'elio può essere anche di diversa tipologia, cioè quello più sano,
c'è quello più pulito, c'è quello meno pulito. Per noi dobbiamo prendere quello più pulito in assoluto. Sì, deve essere un ottimo elio. Dov'è il filo da pesca che avevo preso? È dietro di me. Cos'è Sisea? Scusate, se... Abbiamo un problema. C'è un culo. abbiamo il culo di Rocco. Paolo non ha capito. È che sta succedendo di nuovo, io non lo so, ogni volta questa situazione imbarazzante. Tanto Rocco ha fatto parkour, tranquillo. Tanto Rocco faceva le riprese dall'alto. Che cosa state... Che vuoi, il 10-18? Mi date per favore il filo da pesca? Rocco l'ha perso. Come avete fatto? L'ho comprato oggi, stamattina l'ho comprato. Questo in qualche modo dovrebbe proteggerlo dal perdersi. Lì da qualche parte, queste sono le indicazioni, sono lì da qualche parte. Sembri Baldo, Rocco, quando dai informazioni sembri Baldo. Lì da qualche parte, vabbè, non fa niente, non lo utilizzeremo oggi, sarà poco da fare. Allora, io vorrei portarmi avanti con una partita di Peggol. Sì, sì. Così riscaldiamo un attimo gli animi, giustamente, tanto che continuo a cercare, io avvio... La partita a Peggol, perché tanta roba. Avete visto del filo da pesca? Avete visto del filo da... Intanto il mio Windows è buggato. Non si apre. Vabbè. Farò così. Partita a Peggol, stiamo per partire con la partita di Pegle. Allì! Tanto non lo recupero mai più, mi è scappato tra le mani e... Ormai è andato, vabbè, per sempre. Cazzate bifi. Uno, mi potevi far male. Due, adesso hanno una ripresa di me con un cazzo che mi sventola davanti. Vabbè, capirai, metà delle riprese degli ultimi 5 anni sono dei cazzi che... Allora, controlliamo un attimo l'audio della camera, perché potrebbe essere spaventosamente alta la camera 4 con il gioco. Come sentite? Ma insomma, non potete fare. Bisogna attivare l'audio anche sulla camera 4. Esatto. Ok. Allora, come si sente? Sente bene? Io non riesco a leggere i commenti in live, se no spegniamo l'audio della camera 4. Ok. Ok, così siamo spenti e dovrebbe rientrare al mio microfono, che è anche meglio. Ok. Mi vedere un attimino come stiamo messi. Ecco, giustamente c'è l'eco, però adesso non dovreste averlo più l'eco. Ok ragazzi, siamo in comunicazione. Fatemi una camera 7. Attenzione. Belen sta scendendo le scale. Attenzione. Una bella ripresa sul piede, perché piace al direttore creativo. Salite fino al ginocchio, ecco, un osteopata avrebbe qualcosa da dire. Ora salite su fino all'occhio destro, ecco, l'ho finto. Adesso ancora più su fino io, all'occhio. Io almeno leggo le cose. Che querela, qualcuno ha scritto che querela. Ragazzi, poi ne parliamo della querela, non vi preoccupate. Poi ne parliamo in un video dedicato, perché le querele meritano un video. Comunque... Giochiamo subito! Scusa. TNT, tocca a te, tu sei il player 1, che ti poteva capitare nel torneo? Il mio preferito, Rubilov, il... Sì, madonna. Addio. Poteva andare meglio. Si accettano scommesse intanto, poteva andare meglio... Eh? Poteva andare meglio. 27.000, 28.000. Dai. Ha preso una... No ragazzi, onda verde. Ma tanto sei tu che hai preso il cazzo che ti strafotte. Come? Ho preso il cazzo che mi strafotte. Vabbè, hai fatto un po' meno punti di me, ma comunque ne hai fatti molti. Ok, adesso con questo nostro personaggio... Ah, merda. Fottiti. La mappa non serve proprio a un cazzo. Ah, cavolo.
Ci provo. Bravo. Buono, bene, 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 bene. Cioè, guardate che Sinergo è iperaggressivo. Anche il tuo culo è iperaggressivo, eh. Ho fatto quanti punti hai fatto tu? Però, sculando... scula, io sculerò adesso, vediamo. Ha fatto un rimbalzino. Gesù. Non ci riesco a fare quello che voglio fare. Je suis Gesù. Je suis Gesù. E mo? Ah. Ho dovuto rischiarla. L'ho dovuta rischiare perché sta troppo avanti. Non mi posso permettere di fare sta roba. Quello è il pianoforte su cui suona Dio. Che cosa? Niente. Perché hai fatto sto tiro? Perché volevo prendere due rossi. C'è in ballo una festa estrema, ma non credo che l'avresti fatto, scusami. Io avrei tentato di andare su questa parte qua che è piena di palle rosse, verdi e gialle. Andare da quelle parti con un solo rimbalzo è impossibile. Però si possono fare ottimi punteggi anche. Madonna, questo cazzo, è un macello. Merda, signori. È un tiro difficile. Molto difficile. Dai! Ah, torna giù, torna giù. Scrofa. Anno. Mo sei uguale a me. No, io non sarò mai uguale a te. Ok, fermi tutti. Questa rimbalza. Non lo sento, bro. Non lo so che fare, non so che tirare, non so che fare. Abbiamo trovato il filo da pesca. Grazie, Rocco. L'avete trovato? Bravi, io non so che tiro da fare. Non so che tiro fare. Devi arrischiare, devi fare un tiro un po' rischioso, ma... No! Di gran cuore, però. Ultima palla. Il tuo punteggio si potrebbe abbassare o triplicare. Bravo. Porca puttana. Porca puttana. So che fa, raga. Tu! Mille punti, ma almeno non ho fatto un meno 18. 52 a 28.000. Bravo, bravo. Giovoli alla caso, io direi che questa poi la continuiamo dopo. Beh, ma vuoi... Ah no, facciamo un round proprio, cioè, torneo. Facciamo un round completo. Vai, parti tu. Qua fai malissimo questo. No, dovevo andare dall'altra parte. Se rimbalza dall'altra parte c'ha un po' di senso. Ok, ha fatto comunque un botto di punti. Eh sì, ma c'hai 30.000 punti in più. Poi tu c'hai Katakut. Oddio, su sta mappa Katakut potrebbe anche non essere così tanto una merda come credi. Dai! Grazie. Ho fatto un cazzo, non ho fatto. Hai fatto quello che dovevi. Può essere che esce appena entra. Madonna, meno male che ha preso pochi rossi, se no mi faceva proprio un disastro. È che il viola ce lo me lo mette sempre dall'altra parte, me lo mette. 2052.000, attenzione. Hai visto le prime due puntate di Better Call Saul? No, sto aspettando che finisca tutto per poi guardarmi. Ma solo a me mi ha rotto i coglioni. No, io... Sì, nel senso, l'ultima stagione che ho provato a vedere mi ha rotto i coglioni perché ho visto che era molto lenta. Ho detto, di questo passo mi guarderò un'intera stagione, ma poi resterò deluso. Quindi aspetto che finisca,
anche per avere la certezza che finisca in nome di Dio, visto che hanno tutti 600 anni ormai e dovrebbe essere un prequel, quanto odio ste cose. Bel tiro. Ok, la festa estrema è nell'aria. Cioè, ormai quando vedo Herman Trout che prende a cazzotti uno tre volte più grosso di lui non ci posso più credere. Vabbè, ma lui è un duro. Ho capito, porco due, ma le ossa, cioè c'hai l'osteoporosi a quell'età, non puoi fare il duro. Ma chi è TNT? TNT è un nostro amico, caro amico. Oh! È un macello, È una mappa un po' così. Se facevo festa estrema, top di livello. Allora, Sainergo ha un tiro molto complicato, per questo non sono estremamente preoccupato. Potrebbe fare il miracolo, però. Potrebbe fare il miracolo, oppure no. Bravo, molto bravo. Madonna. Ma qui è un macello. Sì, è un macello. Tra l'altro un tuo meno 25 è terribilmente doloroso. Ho paura. Non mi sposta il cazzo. Urla quanto vuoi, ma non mi sposta il cazzo di tavolino. No. Dai, fai nel... Devi rompere i coglioni. Guarda che me lo piglia. Guarda che culo di merda. Tutto ho preso. Tutto quello che potevo merda, prendere. Ragazzi, merda. Ho fatto un meno 25 completo proprio. E io dove cazzo tiro? Ragazzi, noi Pierpaolo ci sta molto simpatico, ma mo comincio a bannare le persone. Ciao Cristina D'Avena. Ok, 95 riesco a recuperare e superare soprattutto. Gioca subito. Tocca a me. Una volta per ciascuna. Allora. No, che succede? Che devi fare? Ah, serve per misurare gli spazi nel... Quello andrà soltanto a confezione esterna, come ammette. Bravo. Quindi svuotate. Svuotate tutto. Che ragazzi, incipit pesa e dobbiamo stare attenti a ogni singolo grammo che utilizziamo. Tu hai fatto un tiro di quelli... Ignavi, lo so. Chi sono gli ignavi? Quelli che non hanno nessuna informazione. Informazione. Ok. Io direi di bannare un po'. Hai fatto un tiro al limite del... Siamo in parità, ma io devo recuperare 30.000 punti. Non 1 e 2, 30.000. Io mo ti faccio vedere che tiro invece ti faccio. Madonna. Hai visto? Hai fatto un tiro di merda, ma hai fatto un sacco di punti lo stesso. Raga, porca puttana, io vorrei prendere quel verde. Allora, qualcuno ci chiederà la fine di tutti quei soldi in due. Quando siamo tutti quei soldi in due? Ma adesso c'è un'altra coppia, però, sulla cresta dell'onda. Però che culo, eh. Ma quando siamo tutti quei processi in due? Sì, cioè, allora, avete visto Johnny Depp e Amber Heard? Cioè, io ho visto Me alcuni... Me lo dici bene, lo ripeti? Amber Heard. Cioè, io
Ho visto Amber Heard ti piace di più. No, che tragedia. No, che culo di merda. Che fortuna. Recupero qualche puntino. Cioè, ogni volta che lui fa no, che schifo di tiro, poi questo vi fa capire quando non li pensa i tiri. Allora, questo è l'ultimo, devi farlo bene. Gesù! Giuseppe e Maria. La famiglia più bella che ci sia. Come faccio? Trapi in culo. La ringrazio, messere. Come la chiamano a lei? A me mi chiamavano il filosofo. Porca troia. Missata di me. Allora, raga, qua c'è in ballo una festa estrema. Non la farò io, mi sa. L'importante è che la faccia. Signori, io. Credo che a questo punto Redez abbia matematicamente e inesorabilmente vinto. No. Attenzione, risale la palla. Torna nel 5, nel 5 devi andare. Dritta nel 5, nel 5. Mannaggia la puttana, neanche la soddisfazione. Una splendida battaglia, complimenti, e vince l'amicizia come al solito. Una battaglia. Sono le 17:52, ragazzi, ed è arrivato il momento della nostra rubrica dedicata alle persone con superpoteri. Abbiamo intervistato l'altro giorno l'uomo pesce che non sa mentire, perché un meteorite l'ha sfiorato quando era piccolo, lui non può mentire. Gli abbiamo chiesto se gli piacesse il suo superpotere, ha risposto no. È brutto non poter mentire, ragazzi, è un superpotere. Oggi però parliamo con la ragazza che corre più veloce della luce. Cioè, se sì. Tu metti sta ragazza una lampadina vicina, vince la ragazza. Sì. Finita, non la intervistiamo perché tanto sapete già. Io comunque sento una sega di là. Possiamo andare a vedere che cosa sta succedendo? Più che altro chi la sta facendo la sega? Scusi, andiamo a vedere un attimino di là. Scusate ragazzi, ci spiegate che cosa sta succedendo? In questo momento stiamo fissando la telecamera all'interno. Scusate! La telecamera è su sto pezzo di legno. Sì. È quella. Fissata con... Facciamo dei buchi e poi facciamo passare delle fascette. Sapevo che usavano le fascette. E quindi tutto molto solido. Solido. Sì, per alcuni bene. Quindi ora stiamo sistemando così con questo sarà una confezione che ci avrà dentro tutto il fatto spruzzo qua. Con questa è la fine che farà il tuo. No. Se no devo passare le fascette davanti. Ma praticamente questo poi verrà messo in modo telaio. Così lungo? Infatti vogliamo capire inquadratura, poi chiederemo anche a voi più o meno a che distanza vogliamo tenerlo. Sarà molto complicato. Bene. Andiamo invece a reparto montaggio e smontaggio. Vediamo un po' cosa sta facendo. State molto vicino a questo, quindi becchi il cancro. Diretto. Sto bestemmiando perché sto cazzo di stagno non funziona. Lo stagno non funziona. Non si attacca. È forse colpa di troppe rane. Ma qua c'è il reparto montaggio fatto. È un attimo che qua zomba tutto per l'aria. Vogliamo infatti tu stai lavorando senza luce, vero? Io lavoro con le paure del tempo. Quindi tu che stai a saldà? Allora, sono stati i connettori che devono portare energia alle varie schede. Ok. Perché utilizzeremo direttamente una batteria. Senti che puzza. Senti che schifo. Disegno direttamente una batteria all'interno della scatola. Ok. Penso che entra in un millimetro di cavo, se possiamo buttare no, da sopra. Troppo no. Sarebbe molto bello, però. Poi a posto di avere dei problemi, dove cacchio va a finire? Questo poi perché ci sarà un programma che manderà un SMS sul numero che metteremo noi. E con la posizione. Qua c'è la schedina con la SIM. Questo è il GPS. C'era GPS, ci sarà l'antenna GSM spostata fuori. E quindi avremo tutto quanto in live nel momento in cui arriverà la linea GSM. Ragazzi, mi è appena venuta in mente una cosa. Sì. È una cosa che potrebbe essere cruciale, alla quale forse non abbiamo pensato. Una volta che avrete montato tutto questo,
uscirà dalla porta? Sì. Ok. A posto. Ok, vabbè, continuate a lavorare, noi torniamo alla live. Come vedete è una live un po' estemporanea in cui abbiamo tutto sotto controllo. O quasi. Sì, ma credo che sia una delle live più swag che abbiate mai visto su YouTube, perché effettivamente... Audio ok, perfetto. Sì, perché poi mi sono spento il microfono perché ci facevamo troppo... Ah, ok, sì, perché c'è l'altro microfono del... Allora, quello poi lo escludiamo, facciamo direttamente con i nostri e abbiamo risolto l'eco, ok? Sì, ma cioè, devono parlare loro, però è giusto avere il microfono di Rocco alla fine. Basta che spegniamo uno dei nostri, poi è a posto. Yes, perfetto. Allora... Ma avete scritto dei libri? Sì, Cervo. Questo è uno dei libri che abbiamo scritto. Nicola ne ha scritti due. Sì. Poi abbiamo fatto un fumetto. Poi abbiamo fatto un sacco di fumetti, tipo uno, giusto? Mm-hmm. Però noi vogliamo ricordarvi che su Amazon trovate il nostro Racconti per diversamente bimbi, se volete andare a vedere. Scusate, perché io non ho mai giocato a Command & Conquer. Lo so che non mi piace, perciò non ci ho mai giocato. Però sì, in effetti somiglio a tale Kane. Perché è pelato e ha il pizzetto. Siamo a 968 sostenitori per 46.929 pericolosamente vicini allo Sturm und Truppen per Paolo. No, no, basta ragazzi. Perché dicono che l'audio adesso non va bene? A me pare che sia perfetto. L'audio non è ok. No, no, è giusto, fammi risentire. Esci da qui per favore, ok? E adesso vediamo un attimino. È ottimo. No, infatti. Dai, sì. L'audio è ottimo, ragazzi. No, 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 è giusto, dai ragazzi, non dite cazzate. Ora, sì, a scanso di equivoci, sì, noi dobbiamo preventivare le prossime ore. Sì, allora, abbiamo tante sorprese in serbo per voi, a una certa ora ci metteremo anche a cucinare, perché dovremo mangiare, facciamo cena insieme. E abbiamo una ricetta meravigliosa. Io proporrei, sì, di prepararla qui, cioè di affettare qui gli ingredienti e poi andiamo a cucinare di là. E qui un macello si fa. Tanto abbiamo la camera mobile che vi farà vedere tutti i passaggi. Ok, siamo ripartiti. Oh! Siamo ripartiti. Grazie a Dio. Grazie a Dio. E grazie all'iPhone ce l'abbiamo fatta. Raga, purtroppo anche questa volta ci avevano assicurati che la nostra linea non avrebbe avuto problemi, ma effettivamente qualche problema ce l'ha avuto, eppure abbastanza pesante. Quindi domani faccio causa a qualcuno. Detto questo, sì, detto questo, ricominciamo alla grande. E speriamo vivamente che si muovano a mettere la fibra qua sotto. Li abbiamo visti allungare i cavi già un mese fa. Che cazzo stanno facendo nel frattempo? Non ti so dire, io ti so soltanto dire che qualcuno riceverà delle lettere. Giusto? Delle lettere. Tipo la Q. La Q di quella fregna di Mammida, per esempio. La Q è una lettera. Ok, allora, adesso ricominciamo... L'audio non è sincronizzato. No, si è perfettamente sincronizzato. Ragazzi! Lievemente a sincronia video. Mi fai quella manovra lì? Ma non è vero. Non è... Adesso è tutto a posto. Di nuovo? Figlio eterno e santo, uomo come...
scusate, i canti sacri ci salvano la vita. Ma dico io, streamano dalle caverne in Iraq 4K. Esatto, stream dalle... Perché Michele non si voleva far vedere, capito? Che no, cioè veramente oggi non mi dire che siamo fuori sigla, perché non è vero. Non è vero, caro amico. No, è giusto. Siamo perfettamente in sincrono e l'ho verificato con i miei occhi. Comunque, eccoci qua di nuovo. Io direi, vai a prendere la roba per cucinare a mangiare, almeno... Per cucinare a mangiare, allora... Guarda che ti apro questo in faccia. Scusa, no? Ma che ore sono? Le 18:11, quindi facciamo una cena da vecchi, proprio alle 7:15. Anche perché alle 9 deve succedere qualcosa, no? Ti ricordati che... Porca puttana, sti maccheroni, se ci metteremo tempo, ma... Io posso fare una... No! Io lo faccio, così. Tasta fermo. Mi tolgo il pensiero. Allora, se lo vuoi fare... Mi tolgo il pensiero. Ci sono migliaia di euro di attrezzature. No. Mi tolgo il pensiero. Non puoi. Come ha detto Nicola, dov'è la roba a mangiare? Dobbiamo mangiare! Dobbiamo mangiare! Mannaggia la puttana! C'era del cibo! Giuro che c'era del cibo! Come le mie palle! Dov'è il cibo? Ah! Il divano! Il divano? Sì. Ah, sul divano. Pure il mio microfono. Mo. Ah, ma avete rotto il cazzo, eh? Oh, era mutato perché ho dovuto bestemmiare contro quelli della linea. Non volevo che a un certo punto arrivasse. Allora, prendiamo un coltello di bella lunghezza, così. Ecco. Una cosa fatta così. Bene. Prendiamo un piccolo tagliere. Questo è un tagliere di legno di frassi. Si sente il mio microfono? Sì, si sente il mio microfono. Bene. La roba a mangiare scienziato. 47k, siamo arrivati a 47k, il primo a morire sarà Paolo, no! Il secondo, vediamo se arriviamo a Rocco. No. Il primo a vomitare sarò io, appena lo apri sto schifo. Per un attimo Redez ha parlato con la voce di Sinergo. Pierpaolo mangia subito, perché c'era quello che è a 46, Pierpaolo deve morire subito. Pierpaolo e i suoi amici, soprattutto. Allora, tiriamo fuori gli ingredienti. Un'ottima passata, come vedete, la molisana che viene da Trieste. Ma non stiamo a fare pubblicità, la molisana non ci paga. Oh. Non ci paga, ma la amiamo. Ciao molisana, sappi che noi usiamo le tue passate, le tue future. Tra le altre cose, seguo la signorina molisana su... Sì, cioè è diventata un influencer, la rampolla della Molisana è diventata un influencer, è molto brava perché fa vedere tutte le cose belle del Molise e perché soprattutto fa la pasta. E poi non ci paga, quindi va bene. Non ci paga, ma noi parliamo di lei perché siamo compaesani, se non ci si aiuta tra molisani. Ma però al contrario non succede, mi sembra. Come non succede? L'altra volta ho bucato una gomma e lei stava passando proprio di là, sai che mi ha detto? Cazzi tuoi che ne hai quattro, fattene cinque e vedrai che se si buca una gomma non succede. E quindi adesso sta sviluppando nella fabbrica della Molisana una macchina a 5 gomme. Tanto io prendo il palloncino. Allora, questa è una ricetta molto semplice, vogliamo spiegargli qual è la ricetta? Ce la fai tu, che cazzo lo spiega io? Vabbè, una ricetta io ma reggo i palloni oggi, guarda. Li reggi veramente molto bene. Comunque, è una ricetta molto semplice. Si chiama spaghetti con la ventricina. Sturm und Truppen. Sì, avete bisogno di penne. All'arrabbiata. Dove sono le penne? Acqua, cazzo, tempesta. Dove sono le penne? Acqua di mare, oceano Atlantico. Fuocherello. Ah, le avevi messe fuoco. Le avevi tirate fuori, pensavo fossero fuori.
erano fuori, qualcuno l'ha rimessa dentro di quei balordi là sotto. Quindi tu mi stavi dando indizi a cazzo di cane, io no, acqua, io fuoco. Nei miei indizi l'avevo poggiata là, poi se ci mettono mano gli altri, ma io che cazzo ne posso sapere, siamo 700 qua. Comunque, avete bisogno di circa, per due persone, circa un chilo di pennette rigate, come queste, granoro, si vede la marca Paolo, si vede la marca. Occhio al fuoco sulla cam principale, Paolo. Penso che ci sia. Vedete? Granoro, passione cose. Va bene? Pasta Paolo. Granoro, sugo la molisana, c'è un conflitto di interessi notevole. Come vedete, nessuno ci paga, non ci avrebbero permesso di fare questa cosa. Comunque, poi abbiamo bisogno di una cipolla. Che cipolla? Una di queste con le creste punk. Vedete? Una cipolla con la cresta punk, come quella... Vaffanculo! Guarda che parte quel coso, ci ammazza. Porco... Cosa? Cagato sotto. Però non è ripreso dal momento clou. Tu devi guardare non lì. Non è ripreso il momento clou. È proprio, ha cambiato proprio sulla... Cioè, tu mi devi fare a stimare in live. Comunque... Allora, dicevamo, ho raccolto sì, il leddino ancora con la batteria intatta, tutto quanto intonza, intonza. Fai vedere questa cipolla, Rocco. Fai vedere la cipolla, che è una cipolla importante, di ottima qualità, vedete, con i capelli verdi, come i panchettoni. Ma dove sta dove stanno gli altri palloni? Sono finiti. Abbiamo finito i palloni. Abbiamo cazzeggiato un'ora e mezza con i palloni. Dove sono finiti i palloni? C'è rimasta tutta la bombola dell'aereo. Non posso fare manco scherzoni. E poi basta. E poi abbiamo dell'ottimo pecorino. Vedete, da grattugiare. Questo è un pecorino buonissimo che viene dalla pecora. Guardate, bellissimo. Fa un buon profumo. Mica sa di piedi. Secondo me però non è buono, fammelo assaggiare. Vuoi assaggiare? Fammelo assaggiare perché... Ma non è che ti fa male poi il pecorino? No, mo assaggiamo. Oh, grazie. Facciamo un po'... Questo è un pecorino molto molto buono. Quindi abbiamo una ricetta semplicissima: cipolla, pomodoro e poi l'ingrediente segreto, caro Paolo, l'ingrediente segreto che è questo, ovvero la ventricina, che vista così fa molta paura, ma tranquilli, è semplicemente una robina... un po' piccantella con una certa percentuale di grasso che fa, Dio buono che odore che fa, è una cosa molto buona. Vi non spiego. Secondo me non è buono. Vuoi fare un test? No, vedete. No, bisogna perché sennò... Questa roba sotto vuoto non si sa mai come va a finire, ragazzi. Sì, sì, perché questa non l'ho presa ieri sera, l'avevamo messa sotto vuoto da un'ora e mezza. No, no. No. Questa... Siamo andati dal buon Berchicci. Ma che cazzo ci fa la pasta qua? Scusa, che ci fa qua? Volevo far vedere... Ma no, volevo far vedere tutta la fatta apposta del Cristofà, no? Sì. Comunque, adesso tagliamo. Questa la ventricina, non si taglia a fette. Ma oggi ci riesco perché è venuta particolarmente bene. Quindi... Io mi sono sporcato, sai perché? Prego, assaggia, dimmi se è buona. Guardate, non è per niente grassa. No. Stamattina mi ha detto, no, ma io la ventricina non me la mangio. Poi io non la posso mangiare, ma se tu me la metti davanti, porco maniaco, che devo fare? Io la devo lasciare qua. Giusto? Non la vai mai adesso. No. Comunque... Stiamo preparando per il suo strumming. Come va? Bene, bene. Mangeremo, perché sennò cosa vomitiamo poi quando apriamo il... Comunque, questa ricetta inizia depezzando una certa quantità di ventricina. Siccome siamo parecchi oggi qui, io la farei tutta. Non ho capito. Non è buona comunque. Fa schifo, no? No, è dolce. È falsa come ventricina. Beh, non è molto piccante. È una falsicina. Di solito la ventricina va dal molto piccante al mediamente piccante. Questa è particolarmente indulgente, devo dire. Sono contento perché tra di noi ci sono persone un po' refrattarie al piccante. Un po' deboli di palato, un po' deboli di stomaco, deboli così, di spirito. Andiamo ad affettare. Ragazzi, so che vi sta venendo una fame della Madonna voi a casa. Ah, guarda che bella ripresa, guarda. Comunque veramente gli è venuto un capolavoro stavolta. Molto buono. Porca troia, che cos'è? 47.200, siamo a 977 sostenitori. Comunque Paolo aveva il 200 mm. Ora, un segreto della ricetta è cercare di far arrivare la ventricina in pentola. Mi è cascato un pezzo, Perché mentre la si taglia, c'è un palmieri selvatico che se ne appropria.
pezzo dopo pezzo, un po' per volta, la ventricina finisce nelle fauci del nemico. Però mi è venuta un'idea. Vuoi prendere del pane? Perché a me questa è l'unica idea che viene adesso. Venite con me. Mi si è stacca. Si è staccata la luce. Allora. Ah, Gesù Cristo me, Gesù Cristo me. Non so se mi stanno inquadrando. Qualcuno mi inquadri, per favore. Abbiamo il rosso. Abbiamo solo paca, altro rosso. Ma questo dove... Quanto l'abbiamo preso questo? Ma scusa, ma c'abbiamo un Borgogna del 93 qua sotto. Che c'abbiamo? Un Borgogna del 93. Il Vergogna del 93. Il prendi. Borgogna del 93. Ma siamo scemi? Chi l'ha mandato sto Borgogna? Ma io che cazzo ne so, scusa, i vini li mandano a te, non a me. No, questa è una scoperta più unica che ra. Io non l'avevo, guarda la polvere qua. A parte, se non è stato tenuto bene è diventato una merda. Però scusate, Mi spieghi nella cucina di QDSS in che modo può essere stato tenuto bene? Ma scusa, ma che ci fa sto vino qua? Scusate, devo vedere se è quello che dico io, perché può costare una frega di soldi sto e coso. Noi ce lo beviamo stasera. No, che sei scemo, questo va fatto... Va fatto? Va fatto a riare, è del 93, a parte che potrebbe essere andato a puttane. Lo apri adesso, lo fai arieggiare, stasera quando ci mangiamo il surströmming per accompagnare, che col pesce ci sta da Dio, il Borgogna. Il Borgogna e il surströmming perfetto, dicono, no? Sì, ditelo, gli svedesi bevono quello, perché gli svedesi di vino ne capiscono un sacco. E anche di pesce. Ma scusa, ma chi ce l'ha mandato sto Borgogna? Lucia Borgogna, proprio la titolare della ditta, ha detto fatemi un po' di pubblicità che non mi conosce nessuno. E ci ha mandato quel coso, noi ci siamo scordati. Questo ce l'ha mandato qualche nostro iscritto generosissimo, l'avremo ringraziato mille volte quel giorno, però poi sicuramente siamo stati distratti dalla connessione internet. Non lo trovo. Puttane, e non abbiamo... Non mi trova il Borgogna, vabbè. Perché nel 93 non l'hanno prodotto. Quella è una bottiglia finta. Il Borgogna del 97 costa 190 euro. Del 97? Del 97. Questo è del 93. Fai 97, sono 4 anni prima. 4 anni prima sono 50 euro l'anno. Vabbè, lo lasciamo di là. Qualcuno dice che raga non arriva a 10 euro. Vabbè, però noi lo lasciamo di là, prendiamo un altro vino. Non arriva a 10 euro. Come ti permetti di dire che un vino che abbiamo qua dentro non arriva a 10 euro? Allora, vediamo qua che c'è. C'è la falanghina, però questa deve essere fresca. Ha detto Paolo, buona la falanghina. Però ha sottolineato, se non è fresca non la tocco. Poi abbiamo un vino non meglio identificato, probabilmente di qualche famiglia che ce l'ha inviato, bianco. È un bianco, quello col surströmming ci sta bene. Però stasera potremmo aprire questo. Il Borgogna, sì, ci sto. Il rum più alcolico del mondo. Il rum più alcolico del mondo. 69 gradi. 69 gradi sono quasi 20. Oh no? Sono quasi 20. Questo ce l'ha mandato un caro amico. Un caro amico ce l'ha mandato. Dai, vabbè, stasera festeggiamo con questo. E in più avremo uno di questi. Salvato. Vai! Perché tu pensi che stasera? Stasera, non basta che non va perso questo che a me va benissimo. Stasera. Tu non hai paura di come entra. Allora, ce l'ha mandato il nostro amico Mattia un sacco di tempo fa. Non l'abbiamo mai aperto perché aspettavamo un'occasione speciale. Direi che oggi è quell'occasione. Possa essere. Tant'è che c'è ancora la lettera sua in tonza. Che direi che oggi possiamo leggere. Tu intanto taglia. Una noce di burro. No, vabbè, è una ricetta light, ragazzi, niente burro. Una ricetta leggerissima, come potete vedere anche la carne è magra. Ciao Nicola, come promesso, eccoti qua una bottiglia speciale, perché questa è mia, cioè Nicola. C'è scritto, il vino a te lo mandano, sanno che non sono io l'alcolista. In alternativa è un ottimo per ubriacarsi a merda con un paio di bicchieri. Grazie Mattia, mi conosci bene. Sì. Viene direttamente dal Marcovic di Genova, dove ovviamente siete tutti inviati. Un piccolissimo ringraziamento, un grande abbraccio,
Falla assaggiare anche a Michele. Questo è perché c'è la gente che ti vuole bene, vedi? Come vedete, io non sono stato nominato. Ma non perché non mi vogliano bene, perché sanno che io col vino non ci faccio. No, ma perché questo qui, Mattia è venuto in alcuni viaggi con me. Sì, sì, no, lo so chi è Mattia. Quel Mattia. Purtroppo Mattia ha avuto un bel problemino che sta recuperando assolutamente. Sì. Però, e quindi lo salutiamo alacremente stappando questa bottiglia qui, guarda qua. Guarda Mattia, non so cosa ti sia accaduto, ma spero che vada tutto per il meglio. Questa sera beviamo questo anche alla tua salute. C'è scritto Ofted. Beh, io direi che un aperitivello si può fare. Dicono che non sanno un cazzo questi. Non sanno un cazzo. Glielo dici tu che non sanno un cazzo? No, non glielo dico, lo capiranno da soli quando assaggeranno questa semplicissima ricetta. Ma non la possono assaggiare. Appunto. Sono destinati a non capire mai. Allora, intanto stappo pure il vino. Nella ventricina non ci vuole l'aglio perché già c'è. Dov'è lo stappa? Noi vogliamo ottenere una fascia aromatica un pochino più scrofariella, no? La cipolla sappiamo essere molto scrofariella. No, scusami, il cavatappi. Non mi dica che non ce l'abbiamo il cavatappi qua, eh. Guarda, fai così, se no, guarda, prendi una riga. Ti devi stare fermo, signor Forlande. L'ho visto a me ne frega un cazzo. Prendi la vita. Non me ne frega un cazzo. Si sta consumando un dramma di là. Non devi fare niente di quello che c'hai in testa. No, non ce l'abbiamo. Allora non lo stappiamo il vino. Mario, no, dimmi. No, non lo fai. Vieni qua, amiche, vieni qua. Parla. No, non parlavo. Dentro e poi con la pinza. Nella capocchia. Nella palla, nella capocchia. Poi ci deve stare uno stappa bottiglia. Ah, lo stappa bottiglia. Per forza. Il problema è che ci serve pure una cagnetta per tirare con. Ah, ce l'hai. Facciamolo. Ma perché dobbiamo fare queste cose? È uno studio, non è una vineria e va bene, però... Quindi ci si deve arrangiare. Però siccome... Come vedete, il taglio della cipolla ricorda quando avete il buco del culo così, grossolano. Va, okay? va che bel colore. Guarda. Madonna che mazzata fotonica. Michele, ti devi sta fermo, Michele. È tutto paura questo bastardo quando vi conosce, guarda. Che merda. Allora, questo è tutto quello che potete assaggiare. Dico, grande, lo vedi chi le trova le cose? Oh, allora, io ho le mani... senti, vogliamo mettere a cucinare questo intanto? Sì. Allora, Rocco, vieni con me. L'abbiamo trovato. Intanto io stappo, non ti preoccupare. È pericolosissimo quello che sto facendo. Se mi cadesse questo vassoio sarebbe una tragedia allucinante. Quindi... dobbiamo trovare delle pentole a induzione, che quindi inducano. Uso il sapone per le mani. Si chiama gel lavapiatti, ma è perfetto per le mani. Scusate, ma il video alcolico chiedono dalla regia. Il video alcolico lo stiamo parzialmente per fare. Da quello che mi è parso di capirlo. Vuoi mischiare il rum col vino? No, allora. Non lo voglio mischiare. È già ubriaco, Redez. Ancora bevo? Come faccio ad essere già ubriaco? Allora vado, eh? Qual è quella induzione, mortacci sua? Sono tutte induzione. È una bugia, una cazzata, vero? Induction. Questa sarà induzione, sembra di sì, è complicata solo. Oggi comunque la situazione è particolarmente delicata. Buono. Io ho stappato, eh. Io sto mettendo l'acqua invece. Stacca su di me, regia. Facciamo vedere. Quanta acqua ci vuole per... Quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persone. Qua siamo male. Ma come facciamo a fare? Va bene, assaggino, ragazzi. Siamo tanti. Ma perché puzza di piscio qua dentro? Ah, sta facendo qualche saldatura? No. Ah, sì, è lui che sta di... Cioè, non è lui che sta di... È lui che sta di... No, non è lui che sta di piscio, è il...
Io non lo so. Sale alimentare fino, ce l'abbiamo il sale grosso? Sale malino grosso. Ora, quando siamo due, io ci metto un pugnetto di sale. Siamo... metto quattro pugnetti di sale. Intanto siamo a 47.391, altre tre persone poi si assaggiamo. Sono unite al gruppo, ragazzi, il link del Kickstarter lo avete assolutamente in chat, adesso ve lo riposto e in descrizione. Mi raccomando, sbappomando. Procediamo a mettere dell'olio in una piccola casseruola. Olio abbondante perché siamo tanti, ci dobbiamo condire la pasta. Ecco qui, un giro d'olio. Verrà grassissima, sappiatelo. E poi andiamo a metterci dentro le cipolline. Come sta andando di là? Sono stretto, non sono abituato a cucinare così stretto, ma è bello. Vuoi che ti accompagni? Magari, mi sento come se fossi in campeggio, ma senza il campeggio. Vai, ti accompagno io. Allora, faccio una canzone. Te so visto per la strada. Sentite quanta... Mi sa che l'olio l'ho messo veramente in gran quantità, ma non me ne frega un cazzo, stasera si esagera. L'ho accompagnato per bene. Come? È staccato dalla Correcco perché non c'era un piccolo problema. Comunque elettrotecnico. È tutto così precario, Dio santo. Credo che siamo partiti sia col sugo che con l'acqua della pasta. E ci serve una cucchiara di legno. Ma questi utensili da cucina sono tutti di un finto atomico. Questa stavo odorando intanto il rum. Ho detto, questa è una mazzata fotonica. Mamma mia. Scusi, dottor Palmieri. No, dicevo. Abbiamo una cucchiarella di legno che sia vera? Guarda, basta chiedere a Forlante da qualche parte della caccia. No, Forlante è capace di trasformare una busta della monnezza in una cucchiara di legno. No, queste fanno cacare, Michele, cioè sono finte, cioè si spezzano in due. Perché io, cioè nel senso, io posso anche usare gli utensili di acciaio, ma non è quello che voglio fare, cioè non è quella la mia mission. Perfetto, grazie. Oh, allora. Adesso lasciamo soffriggere la cipolla. Fino a quando? Fino a quando non sarà imbiondita. Come si fa a capire? Guardi la ricrescita. Ma è quello che puzza, io stavo a morire. Lo so. No, non è. Puzza di piscio sto qua. Mi sono messo pure qua fuori, ma posso... Dicevo che puzzava una cosa di piscio, non capivo. Io te l'ho detto dall'inizio, non devi odorare. Vuoi cambio? Madonna, vabbè, senti la fine di là, l'odore di piscio è uno stagno perché non puzzi. Le erbe marce, le cose. Io non posso fare sta vita. Per questo mi ubriacherò. Chi vuole bere con me? Io. Tu no, tu stai alla camera. Senti, sai che questa cosa secondo me non induce? Madonna che mazzata. Madonna mia, ma questo è alcol puro. Mamma mia. Cioè, sapevo che la Insta 360 ha la cosa che non si vede. L'asta 360. Ma che figo. Non si vede l'asta. È tutto calcolato. Non è mica uscito per caso. Dov'è? L'asta. Cosa? Non si vede. Non so che non si vede, è fatta apposta. Però io non ci metterei questo. Perché? Pesantissimo. Ci metterei. Questo si stacca, questo. No, lo so. Ma come lo fissiamo a legno? Con uno stesso scattaspruzzo dall'altra ah, parte. Ah, con lo stesso scattaspruzzo. Perché questo è pesantissimo.
Abbiamo già misurato tutto, in realtà siamo là. Sì. Però, sì. Se ci stiamo là, che sta a posto. Vabbè, male che va, lo modifichiamo, tante notte. Per il momento. Ottimo. Sì, l'asta viene cancellata automaticamente dal film. Non pensavo quelli lì. Sì, 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 tutta l'asta. Che cazzo è stato? Pensavo quelli lì. Dai, raga. Allora, cari amici, come vedete il soffrittino sta partendo in maniera molto molto dolce, non deve essere aggressivo, quindi sulla cosa a induzione che non so usare mettete 1000 perché va bene. Invece l'acqua la mettiamo a 1400 perché vogliamo che la cottura sia cazzutissima, anzi adesso la cottura della pasta la facciamo andare un po' più lentina. Vedete che bel soffritto che si sta facendo? È proprio bello, è proprio sexy. Mi raccomando, l'olio buono, la cipolla de merda non fa niente. Non lasciate che la cipolla si attacchi, la cipolla deve avere respiro, deve poter ragionare sul suo futuro. Sentite che buon profumo di cipolla maltrattata. Che sta succedendo di là? Staccate su Redez, staccate su Redez, sta facendo una cosa bellissima! No, staccate no. Su Redez! Sta facendo una cosa bellissima! Se n'è andato! Se n'è andato! Non venire da questa parte! Non venire di qua, sto facendo delle cose! Guardate, sta rubando nella sua giacca! Stavo facendo delle cose. Sono cagato sotto! Ma è un fumogeno! Ma è un fumogeno! Ma non doveva fare il fumogeno! E poi dice, ma era Roberto! Ma non lo sapevo, ma che fare il fumogeno! Sta mettendo fuoco allo studio! Ho detto, Rocco, prendo le cose di Natale, vado a fare una cosa tipo, ma è un fumogeno! Pengalami. Guarda quanto fumo fa! Rocco, wow, mettiamo la ventricina! Fa proprio cagasso coso, fa un cagare nero, guarda, se scusami! Guarda, ha impazzito tutto! Continuiamo, tranquillo. Vai, mettiamo dentro. Momento, vabbè, ormai ha finito, ormai facciamolo dire. Siamo qua. Non funziona. È rotto. È finito. Ti è piaciuto? È stato bellissimo, uno degli acquisti migliori del tuo. Fai vedere quello che sta combinando qui. Adesso andiamo a inserire la ventricina all'interno del soffritto. Ventricina in gran quantità. Adesso, per testimoniarvi che la qualità della ventricina è molto alta, la facciamo assaggiare anche ai nostri amici. Volete assaggiare la ventricina? Questa è tremenda. Vabbè, questa la mettiamo dentro perché tanto poi ce la mangiamo nella pasta. Ragazzi, questa ventricina l'abbiamo presa a San Giacomo. San Giacomo, dove vi consiglio di comprare casa perché si vive benissimo. Come arrivano le secchiate. Rocco c'ha un microfono davanti alla camera che sembra una minchia eretta e ci colpisce qualsiasi cosa, ci acceca qualsiasi occhio. Scusate, potete staccare su di me? Qua è diventato un macello di fumo. C'è tanto di quel fumo qua dentro che non si ha idea. Piano. È una mazzata però, eh? Buono, cazzo. Si sente la botte incazzatissima. Ma sì, c'è pure 69 gradi incazzati. Comunque abbiamo dei palloni adesso. Non si vede più niente. Vabbè, è fumo scenico questo, ragazzi. È fumo scenico, è tutta scena, è tutta scenografia. Intanto si sta innalzando un profumo molto molto interessante. Adesso che apriremo il succo. Lo stagno bruciato rovina un po' l'esperienza. Sarà bellissimo. Questo è bello qua, tutto sopra. E ne dove mai? Cazzi vostri, non vi occupate. Oh, questo rum è veramente, veramente buono, ma veramente forte, ma proprio male, male, male. Quindi tanta roba. Soffritto a gusto fumogeno, ma non dove. Guardate, sono questi qua. L'ho presi dal cinese, ma non pensavo che attendassero la vita. Ma ne accendiamo un altro.
accendiamo quello verde che non farà fumo. Aspetta. Ok, è arrivato il momento di aggiungere il pomidoro. Pula la mamma e quando ne ha? Eh? No, dicevo. Aggiungiamo il pomidoro. Una bestemmia sommessa. Pure questo spara male comunque. Volevo vedere se pure questo facesse fumo. Sì, fa fumo, ragazzi. Ormai non si capisce più niente. Bellissimo, è la sera finale per Daltonico. La sera finale per Daltonico. Sì, comunque è una stella filante verde, credo che sia estremamente chimica e non dura un cazzo, questa è la differenza, è già finito. Non ho mai visto una stella filante che durasse così poco. Cioè, un euro, cioè, se volete sapere la marca, se lo volete comprare, volete far frega come me, eccola qua. Si chiama Candeline Magiche Colorate Centimetri 37. Mettiamo il pomodoro, mettiamo il pomodoro nella nostra pasta in questo modo, ragazzi, e non siamo nemmeno alle 7 qua. Vedete, qui siamo quasi pronti. In realtà la ricetta, ragazzi, è finita. Cioè, nel senso, cipollina, ventricina, vabbè, scusate se poco, in realtà è che è molto saporita. Madonna mia, ma qua si è imbuzzinito mezzo mondo. Sì, io mi starei già godendo il buon profumo di questa cosa, ma si sente poco perché c'è lo stagno bruciato. Che bello. Mi sa che è bello che è, bello. Ma questo funziona? Sì, funziona, vabbè, meno male. Com'era la calda? La calda è di qua? Non lo so, dove esce di meno? La calda è di qua. Sta sparando però, sta sparando, sì, sì, malissimo. Sì, sì. Ah, aspetta, questa va semplicemente un po' accompagnata verso... Fate vedere che di là sta verso sparando verso una cottura un po' più dolce, perché questa va fatta sobbollire lentamente. In modo tale che poi si va a creare un sughetto proprio super buono. Guardate, vai a vedere il sugo, ma vi sta venendo la famina. Guardate che famina che vi viene. Redet sta ubriaco. Ma non mi conoscete un cazzo per vedere questo. Dovete. Bello che questo sugo non va neanche salato, perché la ventricina è salata di per sé. Dicevo. E quindi te cucini ed è già assaporita. Poi dobbiamo assaggiare la pasta, perché non so quanto la devo salare, se ho già salato troppo l'acqua, non lo so. Ma secondo me con due aggiungiamo un po' di acqua, perché così non si asciuga troppo in fretta il sugo. Deve venire tipo un mezzo ragù, cottura morbida, tranquilla e delicatina, così. Senti, si nergo, sarebbe bellissimo avere un coperchio. Faccio le cazzate, lui sta cucinando. Ma non basta. Dovremmo prendere. Facciamo app. Adesso voglio fare app. Paolo è alto. Grazie Paolo. Adesso dobbiamo. Intanto c'è tanta luce adesso di là. A me. Oh, ti stanno a dire che sembra un vero mappazzone. Come va? Beh, no, come fa a essere un mappazzone con soli tre ingredienti, scusami. Non lo so, questo probabilmente è un universitario che fa pasta col tonno a casa. Che mappazzone. Ma ragazzi, voi non avete idea, perché non sapete cos'è la ventricina, perciò vi sembra una cosa campata in aria, ma nella ventricina in realtà ci sono così tanti aromi che basta la cipollina, il pomodoro e sei a cavallo, buonissimo. Ok, io ci sono, sto facendo app io. Un altro consiglio di cucina, se chiudete con qualche sugo. Se chiudete col coperchio il sugo si inacidisce. Chi l'ha detta sta stronzata? Ragazzi, per cortesia, per inacidire il pomodoro non bisogna metterci il coperchio sopra, bisogna spremerci dentro un limone. O i vostri commenti. Aprite lo struff. No! Lo struff si apre, ragazzi, a stomaco pieno. Dobbiamo fare 9 ore di live qua, dobbiamo arrivare alle 9. 9 ore di live, dobbiamo arrivare alle 9. Alle 9 di domani mattina, quello appunto. Scusate, ho bisogno. Ma di... ma qua sono già le 7 meno un quarto. Ma come vola il tempo quando si. Il sale si mette dopo che bolle, altrimenti rallenti il processo. Senti, ma il sugo deve star là per 40 minuti. Che cazzo me ne frega se rallento il processo? Eh? Ragazzi, ingegnere, che l'ho fatto apposta l'ingegneria io. Questo fatto qua, io non sono. Com'è fatta la maglietta disegnata da Sinergo, chiedono.
C'è su Kickstarter. Cioè, in realtà, cioè, se vai sulla pagina Kickstarter. A proposito, vediamo quanto siamo arrivati su Kickstarter. Che poi dobbiamo mangiare. Non ti lo sapevi? Eh? Non ti pare. Cosa? Cosa? Sono ingegnere, funziona, vedi? Cioè, io non lo so, funziona? È caduto? No, è giusto. No, però se ci arriva un colpo di terremoto. Noi vi ricordiamo che stiamo streamando grazie all'iPhone. Grazie iPhone. Redez, non ti do i miei soldi. Bravo, non dargli i tuoi soldi, dagli quelli degli altri. Io non voglio i tuoi soldi, chi cazzo te l'ha mai chiesto, stronzo? Ti posso rispondere così agli utenti? Potete mettere l'audio in sync, per favore? Aspetta un secondo, un attimino solo, un attimino. Puoi mettere il cervello in sincrono, per favore, perché l'audio è in sincrono. Ok, sono quasi vicino ad Up. Sì, sembri il vecchio di Up. Sai cosa ti manca, però? Un bambino che ti porti sempre dietro. No, non credi che sia veramente inquietante? Ma no, poverino, non puoi dire quella cosa di Up. Soprattutto... Un vecchio un giorno vede un boy scout che gli suona a casa. Senti, dopo i primi 10 minuti a quel di punto Up, fa non... partire la casa. Non puoi. E se lo porta via in un'isola deserta dove ci sono solo animali. È una storia che poteva veramente deragliare malissimo Up. Ok, ci siamo, eh. Cazza nello spazio. Ci siamo. Attenzione, il decollo. Non ha funzionato. Vai, vola. Dai, anche io lo mato. Però, ma scusa, ma gli altri palloni perché sono in giù? Questo è super. Sai come si chiama la sorella di Elon Musk? Non lo so. Elon Femme. Io devo prendere l'ingegnere che ha legato questa cosa qua, ingegner Rocco. Pura mammita. Guarda come cazzo l'ha legato stretto. Ragazzi, l'ultimo pallone, secondo me questo è l'ultimo pallone, funziona. Red sta provando a mandare in orbita il cazza, vuole fare app. Voglio fare cazza. Porco sacchia, scristi fristipi. Cazzo, culo. Le mie denti. Sì, esatto, ragazzi. Redez è un capo orribile perché pensa solo ai suoi palloncini mentre tutta la baracca va letteralmente a rotoli. Io non sto facendo, io sto pensando a App. Allora, se faccio questo. Mancano? Mancano 100 euro a Rocco che si ingula lo Sturmstruppen. Dai, Rocco con noi. A 60.000 euro invece ce lo chiaviamo in culo. Credo che faccia più male in bocca che in culo il suo Stroming. Non lo so, detta così comunque è strana. Mario, prossima volta pizza. Allora, volevamo fare la pizza insieme, però quella deve lievita 12 ore, quella che faccio io, quindi... Cioè, 12 ore di live la vedo. Più... Cioè, sarebbe una live tipo quella che fa Gischianto, sai? Ok, ce l'ho. A proposito, cioè, visto che siamo in live, no? Visto che siamo in live. Non funziona. Gischianto, ti faccio una domanda. Proprio una domanda. Io non ti conosco, tu non mi conosci. Però ti faccio una domanda, Gischianto. Quando tu metti un irrigatore sopra il tuo letto per farti bagnare dagli iscritti e poi di notte qualcuno ti bagna, perché bestemmi? Cioè, è un po' come se mi buttassi dal terzo piano e poi mi sorprendessi che ho le gambe rotte. Non funziona. Non funziona, vero? Gischianto, secondo te, perché Nicola... Ma perché si è staccato un pallone, è chiaro! Ah, è chiaro! In realtà pensavo te ne fosse accorto. Come tre? Com'è successo? Ma che stanno a fare quelli? Ho sentito, guardalo. Perché Roberto sta provando a fare delle connessioni... Scusa, vai Rocco, alza l'iso, mostraci. Rocco, guarda, mo ti insegno un segreto. Però non glielo di a nessuno perché è una cosa proprio segreta che te la dico io. Imposta la luce di là con un ND inserito e quando viene di qua lo togli.
va bene. Però devo far volare qualcosa oggi, se no non sono io. Dico, abbiamo un'altra di questa? Cosa? Sì. È sempre di là, nella stanza dei sogni. Non funziona, ragazzi, purtroppo non va. Raga, di qua c'è un buon odore e l'inferno nella stessa stanza. Cioè, nel senso, vieni qua, però qua devi proprio mettere la testa dentro. Se metti la testa dentro ti arriva la benevolenza di Cristo, cioè arriva tutta una benevolenza. Però c'è il c'è lo stagno, comunque cosa stai usando adesso, Roberto? Che cosa stai usando, Roberto? Cose tossiche. Diccelo. Ecco ragazzi, diccelo. Io il coperchio ce lo metto anche per un motivo molto pratico. Momento scenico, aspetta. Wow! Ma è stata una magia, Robè! Anche le mie narici lo sentono. Guarda che magia che fai. Questa è tutta roba che se la respiri sei morto. E i rischi del mestiere. Roberto, vieni qui. Come vedete, metti la bocca qui. Come vedete, stanno tutti usando dei guanti isolanti per i chip. Sta andando? Stanno tutti usando delle mascherine per i non lo so, per però. I vapori, questa roba. Ma è finito il coso, ma è proprio cinese. Ma è proprio cinese. Mi è arrivato un pochino. Ma è proprio cinese. Ma è proprio cinese. Cos'è finito? È finito l'elio. Davvero? Guarda, vista la piega che stava prendendo stasera, da un po' sono contento. Però c'è bei palloncini, ragazzi, tutti a succhiare i palloncini! Ma pesa ancora come una madonna sto coso. L'elio è leggero, e il metallo invece è pesante. Quindi prima era più leggero perché c'era l'elio. Ingegneri, scusate. No, credo che... Allora, fermi tutti qua, porta quella bombola. No, in forma liquida è un conto. Porta quella bombola, ingegneri. L'elio è volatile, nebulizzato, credo. Cioè, perché sennò avremmo risolto il problema. Sarà questo rum a 69 gradi. Leggiamo quanto pesa. Per farvi capire quanto pesa, Non so se sia arrivato, però Rocco a un certo punto, ora ho capito. Ora hai capito cosa? Ma tu che sanno, buona. Ma non c'è scritto quanto... Allora, tanto per farvi capire, qui dentro sono contenuti 0.145, quindi 0,145 metri cubi di elio. Per far volare il nostro pallone, ci ho tenuto a prenderlo anche per farvi vedere questa cosa, per far volare il nostro pallone serviranno 8 metri cubi di elio. Io domani andrò a prendere la bombola e la bombola è alta quanto me. 8 metri cubi. Poi ha voglia di divertirsi a gonfiare i palloncini? Sì, è alta quanto lui perché c'è necessità che sia grande a grandezza persona come tutte le bombole gonfiabili, sennò come ci fai a fare all'amore? È una bombola comunque. Noi... Ogni battuta di Sirego berrò un cicchetto. Ma tu già adesso articoli male però quando parli. Esatto. Comunque 48K e 36. Attenzione, un altro morto è stato fatto. Posso dire che è molto buono, però è inutilmente forte. È molto buono, però si sente meno del normale l'alcol. Cioè perché si poteva sentire molto di più. Perché data la gradazione di questo robo, io come faccio a giudicare i liquori che fa mio padre se sono buoni o no? Quando non ancora li taglia e li provo, se sono buoni e me ne vorrei bere ancora vuol dire che sono molto buoni, nonostante siano praticamente alcol puro. Quando non ancora li taglia e li provo, se è il terzo morto, vogliamo sapere chi è il terzo morto. Il terzo morto in ordine sarà Roberto. Ragazzi, no. Allora dobbiamo far arrivare pure a Nero Pago, però mo ve lo dico. Se no glielo chiamiamo in faccia. Io non trovo la. Allora, intanto fammi vedere un attimo come sta andando, soprattutto quali sono state le ricompense più gettonate. Allora, vi ricordiamo che visto che abbiamo passato i 40.000 euro, dal contributo di 49 euro inseriremo gratuitamente una bottiglia, ma qui non c'è scritto, però l'abbiamo scritto qua, esattamente qui,
inseriremo una bottiglia di birra barra. Gratis di barra di la, la della barra. Barra di birra alla barra di birra alla barra gratis da a tutti quelli da 49 in su, quindi riceverete questa cosa gratuita. Se volete prendere la nostra birra in edizione limitata, dovete fare soltanto modifica ordine se avete fatto già un ordine. Una volta che avete preso il primo tier, quindi quello da 19 euro, potete scegliere di aggiungere i braccialetti, le piastrine oppure un set da 3 birre, ok? Ovviamente tutti quelli che partecipano a Kickstarter sono maggiorenni, lo ricordiamo, e la nostra è una birra fatta in maniera molto artigianale da un bravissimo birraio, mastro birraio. Le abbiamo provate la scorsa live e sono veramente tutte buone, e abbiamo deciso di prendere quella che secondo noi raggiunge un po' il gusto di tutti, che è la bionda. Mi raccomando, anche perché insomma è un birrificio artigianale e quindi ci fa piacere anche far crescere queste realtà. Detto questo, se la roba andrà bene, oltre all'edizione limitata, magari punto. Magari punto. Punto, punto. Quindi questo è per dirvi, se avete preso il tier da 19 o da 27 e volete una birra gratis, allora aggiungeteci la maglietta, ok? Posso chiedere nel set un catetere? No, perché i cateteri sono per le persone che catano, noi non catiamo. Allora, mancano 17 copie autografate delle scatole Incipit, quindi potete ancora prenderne 17. Poi mancano... Siete dei fenomeni, ragazzi, ci vogliono queste iniziative. È molto bello vedere persone che adorano questa iniziativa qui, nonostante sappiano che è veramente stupida. Cioè, a noi ci riempie il cuore, perché, sai, le persone adulte non sempre possono giocare, no? Si sentono stupide, si sentono infantili. Noi siamo arrivati a 37 anni, facciamo queste cagate, c'è gente che gioca con noi, ci sentiamo molto bene a riguardo. Rocco, questi effetti, guardate che effetti. Allora, questo è il punto di vista di cosa? Non si vede. Cioè, fai così, bravo, bravo. È un rotolo di nastro isolante. Cioè, che effetti speciali, solo in casa QDSS questi incredibili effetti speciali. Però direi che ora è tempo di una partitina Incipit prima di mangiare. Sì, prima di mangiare io intanto vado un attimino a controllare il sugo, perché se mi si brucia piango, c'è tutta una ventricina. Apriamo e sceglieremo un Incipit di quelli nuovi. All'interno di Incipit ci sono già degli inizi di storia, ma ovviamente dovete scaricare l'app per poi far parte della nostra community, dove potete inserire il vostro inizio storia e potrete avere nuove modalità. La nuova modalità è quella follia, che vi spoileriamo oggi per la prima volta, in cui ci saranno dei modificatori, ovvero ogni volta che tirerete il dado vi potrà succedere di tutto. Significa che potreste avere tipo uomo nudo a un certo punto e dovercelo mettere nella storia, potreste avere una suora, così spawnare nel buio. Ecco, tante cose che rendono le storie sempre più divertenti, sempre più interessanti. Detto questo, si parte. Direi che è tempo di tirare. Se qualcuno arriva... Aspetta, ci servono un po' di minutini in più, quindi aggiungo un po' d'acqua per la pasta, se noi ci ritroviamo a fare la pasta in 2cc. Aggiungo un altro po' di acqua, così abbiamo più margine per giocare in Incipit. Allora, vi facciamo intanto... Sta sorbollendo in maniera meravigliosa. Bene, bene, ci siamo. Io ogni tanto andrò a controllare. Ok. Ragazzi, ma che live, che live. Vedete la cucina, vedete il salotto. Mi sento un po' come Gischianto oggi. Perché? Perché poi potremmo, cioè nel senso, non è colpa loro, però anche noi potremmo avere dei problemi. Come lui mentre dorme, che viene svegliato dall'acqua, dalle cose.
Tanto ci tengo a ringraziare per la creazione dell'app che è stata fatta di Incipit, anche Fabio, il nostro Fabio. Il mio microfono, sì, mi ero montato. Per e il nostro Roberto e Ishe, che mi ricordo soltanto il, il nickname della ragazza di Fabio. Comunque, scusami, dopo mi ucciderà. Direi di scegliere un incipit. Oppure incipit. Ce lo facciamo dare da loro. Ci volete dare voi un Mario, incipit? Mario, microfono spento. No, l'ho appena riacceso. Ah, tranquillo, tranquillo. Volete darci un incipit? Iniziamo dal vostro? Oh, ragazzi, quindi, io il microfono l'ho appena riacceso. Quindi forse ci vuole un po' prima che arrivi. Sì, sì, è acceso. Ci sta. Allora, la live verrà caricata sul canale, in più faremo un best of della live che verrà subito sparata altrove. Io non farò l'addio al celibato, farò l'addio al nubilato. Ho deciso di cambiare. Come si svolge un addio al nubilato per un uomo? L'avete mai fatto un addio al nubilato per uomini? E è la stessa cosa, solo che invece di andare a vedere lo spogliarello, vedi ste ragazze che partono nude e si rivestono, e poi se ne vanno. Fermo, perché c'è un commento molto sano, molto utile, sì. E non me l'aspettavo in questa live, quindi sono molto stupito. Di Max, che dice: ragazzi, spero ovviamente che Incipit possa essere d'aiuto anche a quei ragazzi con difficoltà di apprendimento, che attraverso questo supporto siano in grado di migliorare le loro capacità comunicative. Guarda, l'idea alla base di Incipit, cioè quindi questa cosa dell'Incipit, è nata per dare una mano alle persone un po' meno creative. Però speriamo che sì, in potrebbe effetti... essere. È sicuramente un'idea che. Comunque semplifica, no? Ma magari. Allora, qui lo dico. Prenderemo 100 incipit e li forniremo alle scuole di tutta Italia e cercheremo di capire come fare. Però prenderemo, visto che sta andando estremamente bene. Prenderemo questi 100 incipit e li distribuiremo nelle scuole d'Italia per mettere a disposizione di questi ragazzi che magari attraverso l'utilizzo di questo strumento, che è uno strumento che in effetti ti... Io ci farei una lezione, cioè io, se avessi, fossi un insegnante, avessi a disposizione una classe, ci farei una lezione. Cioè proprio per vedere dove vanno a parare, come si rapportano alla creazione di qualcosa... Cioè, è una bellissima idea, bravo, mi stupisco che l'abbia avuta tu perché è profondamente umanitaria. No, vabbè, me l'ha fatta venire il nostro utente. Ah, ok, ok. Ci ha dato l'incipit. Sai cosa ho paura? Mi piace. Sai di cosa ho paura? Li prendo e li distribuiamo. Io ho paura che poi vadano su YouTube, facciano una ricerca, incipit, storie, dati, QDSS e viene fuori Nino. Io ho paura che vengano fuori... Però poi immaginatevi una maestra che riceve questo, fa bello questo gioco Incipit, chi l'ha fatto? Quei due sul server, storie. No, non entriamo più nelle scuole. Lo sapete che noi siamo di parola. Intanto superati 1000 sostenitori, 1000 persone che ci sono venute vicine a questo progetto. Siamo a 48.500 quasi. Sulla spiaggia al mattino l'alba, il mare ribolle, i pesci iniziano a saltare. Wow, la zuppa di pesce è bellissima. Ogni giorno un bambino deve camminare per 30 minuti. No. No, dai, abbiamo il nostro. Mamma, è una cosa buona e una cattiva. Allora, è un incipit incredibile. Ogni giorno un bambino deve camminare per 30 minuti. Ma è un fatto di cronaca. Regia, staccami su Reddit. Ogni giorno un bambino deve camminare per 30 minuti. Secondo me è un incipit bellissimo che ci hanno dato. Ci hanno dato un incipit bellissimo. Col caldo, con questo lo aggiungo io, però col caldo. E c'ha pure le vesciche, povero bambino. Nick, per 30 minuti. 30. La dovete smettere. Io credo che questo incipit sia molto carino. Quindi sarà la nostra storia. Ogni giorno un bambino ma deve non, camminare. Ma non è difficile come... Ma il bambino è povero? Ovviamente sì, altrimenti andrebbe in macchina o con la metropolitana. In realtà deve camminare per 30 minuti. Cammina perché è povero, quindi. Cammina perché è povero e gli serve l'acqua. Gli serve l'acqua. Tu dici perché fa caldo, vuole bere qualcosa? No, perché tutta la sua famiglia è intrappolata sotto le macerie e lui con l'acqua sta cercando. Mi sto a sentire male, devi smettere. Adesso, dai, facciamo una bellissima storia. Dai, prendiamo i nostri dadi.
Tu sei già semi ubriaco. Allora, non ho bevuto, è sempre lì. Non è... Però, cincin, alla salute. Hai 30 minuti. Controllo un attimo il cazza fa e poi il cazza spruzzo. Cioè, però è cattiveria la loro. Sentilo come sbotta, come borbotta. Questo è triste perché mi ha detto vai a girare il sugo, stavo andando con la camera per il ripreso il sugo. Stavi girando. Rocco ormai fa confusione tra girare il sugo e girarlo con la macchina da presa. È diventato un vero videomaker. E comunque io sto leggendo i vostri commenti nel mentre. Grazie per aver visto la sofferenza nei miei occhi. Questa è una bella cosa. Vai. Quindi, ma di chi era il... No, cioè, perché devo andarlo a riprendere, lo blocco. Non ho letto il nome, ma qualcuno ci ha consigliato questo bellissimo incipit superumanitario. Io farei iniziare Nicola. Ma perché devo iniziare? Un bambino deve camminare ogni giorno per 30 minuti, vai. Tiro? Vai. No, togliamo pure sta roba, togli un po' di roba, se non si legge. Ma tu poi ti togli la pasta prima? Tanto ormai... Ormai. Ti frega un cazzo, giusto? Ti devo prendere 6 antiacido, ma... Un cervello, mostriamolo alla camera di sicurezza. Quindi, ripetiamo un attimo l'incipit. Perché... Un bambino deve camminare ogni giorno per 30 minuti, punti di sospensione. Un bambino qualsiasi. Lui non ha specificato, però se deve camminare per 30 minuti la situazione familiare comunque non può essere delle cose. Incipit di Roberto, grazie Roberto Restuccia, se ti vengo a casa ti vengo a prendere. Un bambino in generale, perché è un po' meno generico, doveva essere un po'... Vedilo nella tua mente il personaggio, come potrebbe essere un bambino che cammina ogni giorno per 30 minuti? Magari un bambino sportivo, però un bambino vorrebbe stare a casa sua a giocare. Allora, un bambino qualsiasi. Non specifichiamo colori e sapori. Un bambino ripresa dall'alto. La savana, Africa. Bambino da solo, in mezzo. Vedi? Un insegnante di sostegno ci dice che portare incipit a studenti con diverse abilità li potrà aiutare a sviluppare creatività oltre a varie abilità sociali. Per esempio, abbiamo l'empatia. Abbiamo fatto una cosa bella. Abbiamo fatto. Ora falla anche tu. Allora, io l'ho detto, la mia parola è: prenderemo 100 incipit appena arrivano e li distribuiremo in 100 scuole. Spiegheremo magari con un video accompagnato per fargli capire che serve e come funziona. Poi l'uso che ne faranno lo sapranno loro. Se consiglio a tutti gli insegnanti di farli giocare a incipit nel parco mentre camminano per mezz'ora. Allora, sta questo bambino da solo in mezzo a niente che cammina nella savana, facciamo nella savana. Ed è un bambino particolare perché ha questa testa sproporzionata, grande, è un cervello grande. Sì. E lo prendono tutti per culo nella sua zona. Io dico, guarda quello è John Capagrande. Tipico nome africano proprio, John. Ho detto nella savana, deve essere per forza Africa la savana. La savana bisceglie, la vedo difficile. Non deve essere per forza. Sì, sì, sì. Vabbè, John Cocce Grande. John Capagrande. Capagrande. John Capagrande tutti i giorni si fa mezz'ora di camminata perché lui ha sta testa molto... molto grande e deve pensare, riflette sul mondo, riflette sui problemi e lui ha un sacco di idee. Tutte queste idee devono sono particolari perché arrivano sempre a un punto morto e lui non sa come continuare queste idee e quindi a scuola lo bullizzano, la famiglia ormai lo tratta come un reietto, i cuginetti lo malmenano, insomma John Capagrande è molto intelligente ma non riesce a concludere. Per questo cammina tutti i giorni, almeno mezz'ora. Va bene. Ho una domanda importantissima per la... Tu devi stare zitto e devi fare quello che devi. Che colore è la pelle? È della savana. La pelle della savana. Allora Rocco chiede di che colore è la pelle e Nicola dice è della savana, mettendosi al riparo da qualsiasi accusa di razzismo gli possa essere mossa. È intelligente ma non si applica, dicono dalla regia. Una merda.
è uscita una cacca, una piccola bella cacchina. Bella cacchina, cacchina bella. Guardate che riprese sta facendo Rocco con queste. Comunque, John Capagrande, un bel giorno, mentre cammina, nota che a terra c'è una cacca, sì. No? E sta per pestarla e a un certo punto dice: oh, che fortuna che mi sono accorto che questa cacca era qui, così non l'ho calpestata. Però siccome lui c'ha sempre un sacco di idee in questa tua testa incredibile, pensa: ma forse posso inventare qualcosa per evitare che i cani facciano la cacca per terra. E allora si mette a pensare, pensa. Alla fine inventa questa cosa bellissima, cioè un piccolo tubo pieno d'elio che quando i cani fanno la cacca la chiudono dentro delle piccole palline piene d'elio e portano la cacca lontano. La Metal Gear Solid. Sì, queste cacche volano. Però lui non ha mai giocato a Metal Gear. È tutto, viene tutto dalla sua testa. Quindi brevetta questa invenzione e va all'ufficio brevetti, fa: vorrei brevettare questa invenzione. Gli fanno... John Capagrande, ma c'aveva 5 anni. E infatti gli dicono: ma tu sei ricco di famiglia? Fa: no, veramente sono molto povero. Ah. Okay, quindi questa? Sì, non può brevettare la sua idea, ma l'idea è vincente. Per chi è vincente l'idea? Per tutti i proprietari di cani. Abbiamo un'amaca con le palme, anzi sì, un'amaca con le palme, con un drink, con queste cose qui. Ah, oh, madonna. Beh, dai, te l'hanno servita su un piatto. John Capagrande è triste. È triste non perché la sua famiglia... Parla forte. John Capagrande è triste. È triste non perché la sua famiglia sia povera come la merda che aveva appena evitato, ma perché non può ovviamente brevettare la sua idea. Sa che nessuno gli darebbe retta, quindi si va a crogiolare in riva a un laghetto. Un laghetto, siamo nella savana, quindi l'unico lago che c'è è l'unica fonte di abbeveramento per tutti gli animali. Quindi lui si sdraia lì, casualmente c'ha un'amaca, ci si mette sopra e si dondola, e si addormenta ed è notte. Di notte escono i predatori, così un puma nero, che è proprio della savana, mi sembra assolutamente endemico, un puma nero guarda quel povero ragazzo con quel testone bello succulento e si apposta dietro una roccia. A un certo punto John Capagrande si sveglia di soprassalto perché aveva fatto un incubo, aveva sognato di essere povero. Ok. Si sveglia, non pare che la gente mi ride, si sveglia e salta giù dall'amaca e dietro a questa roccia gli spunta il puma e gli salta davanti. Gli salta davanti? Sì, così, gli sta davanti. Cliffhanger, ragazzi, cliffhanger. Clessidra, ragazzi, clessidra, il simbolo del tempo che passa. Abbiamo un altro morto nel mentre, 49.000, Roberto sei tra i nostri. Allora, clessidra. Vai. Allora, il puma è davanti a John, lo scruta per un attimo, non lo attacca subito. E nota che ha dei lineamenti gentili, John, ha proprio questa bella faccetta. John, che però era un grande lettore, aveva già letto questa storia, fa: sì. Aspetta, non adesso, sono d'accordo, anche perché sono povero, cioè comunque sia a volte io raggranello qualche soldo proprio in questo modo, però dice: io sono povero, voglio che tu mi dia un po' di tempo perché voglio far partire questo progetto. Il puma nero, sì, che non era poi così nero di cuore, fa: ma scusa, parlami di questo progetto, mi piace chiavarmi le persone quando mi dicono i loro sogni, i loro desideri. E questo... E poi John gli fa: no, guarda, ho inventato questa cosa. E il puma, che giustamente è un animale, fa: ma sai, un'idea geniale, ma tu sai quanti stronzi calpesto quando cerco di fare gli appostamenti? Perché poi io uso il gomito per strisciare per te. Tu non hai idea. Classico gomito del puma. Io torno a casa con i gomiti pieni di stronzi di vari animali. Neanche posso bestemmiare, se no le prede mi sentono. Quindi sto là con gli stronzi sotto i gomiti che tento di dissimulare il mio imbarazzo. E allora questi qua si mettono in società.
Sì. Il puma, essendo un animale della savana, sta pieno di soldi. Perché? E gli, gli animali della, hai visto i documentari che gli fanno? Sono delle star. Quindi il puma della savana è pieno di soldi e dice: vabbè, ti finanzio io il progetto. E il puma devolve 15 milioni di euro in bitcoin a questo ragazzino, sì, che però è ancora un po' sospettoso, perché nota che il puma, da quando aveva iniziato a parlare, era ancora in erezione. E qui me la lasci così, insomma. Sì, beh, sta partendo una startup, meglio di così non te la potevo passare, eh. Scusami. Un libro! Che cazzo ci faccio col libro adesso? Beh, facile, facile. Proprio tu che ne hai scritti due. Sì. Allora, John Capagrande e il Puma a un certo punto devono fare business plan. Una cosa se ne fa. Dice, però come la dividiamo sta azienda? Ho capito che tu sei socio di capitale, caro Puma. Però sai, se andiamo davanti a un notaio, come cazzo faccio a dire che un Puma mi deve firmare lì? Quindi facciamo un business plan in cui io mi prendo il 100% dell'azienda. John Capagrande è povero ma non è furbo. E io mi prendo il 100%, però facciamo un contratto privato tra di noi dove anche tu sei al 50%. Anzi, visto che proprio sono puro di cuore, ti faccio amministratore delegato, ma solo tra di noi, perché non vuoi, non potresti davanti. Il Puma dice: cazzo, ma vedi questo ragazzetto, ti credo, va benissimo, facciamo. Così gli cede sull'unghie questi 15 milioni, firma un contratto tra privati, che dopo scopriremo che John Capagrande era un gran truffatore, perché il contratto tra privati vale un cazzo. Vale un cazzo. E dice: bello, bello, finalmente ho trovato il socio della vita. Insomma, John Capagrande apre la sua azienda e comincia ad avere i suoi primi clienti, perché va benissimo, fa questi palloni che si autogonfiano, dove i padroni del cane possono attaccarlo proprio dietro al sedere. Appena rileva la merda che cade, questo parte e se ne va. C'ha alcune controindicazioni per i più piccoli, per i chihuahua di solito se ne vanno insieme alla merda, esatto, e si perdono nell'aria. Per questo John purtroppo è costretto già subito nei primi 2 mesi di vita dell'azienda ad affrontare un avvocato che gli fa una causa perché un dog sitter ha perso 10 chihuahua. Tutti volati su insieme. Tutti volati su insieme. Ragazzi, si infittisce la trama, eh. Intanto chiedono dalla chat dove si può comprare questo gioco. Si può comprare da Kickstarter, ragazzi. Mi raccomando, siamo arrivati a 49.000, a 50.000. Facciamo pure l'unplane con Michele Nero Paco e poi apriamo, mangiamo e poi apriamo. È uscito un dato raffigurante del cibo. Ci molto, siamo in tema. Quindi tu alla salute. Cioè, il libro, quindi per te era il libro contabile dell'azienda, i documenti. Il libro ci fai tutto una cosa, il libro, okay, il business plan, l'atto costitutivo. Bravo, bravo. Comunque, abbiamo del cibo. Gio Capagrande e il Puma Nero. Scusate, il libro dove sta? Ma voi avete mai fatto un business plan? Scusa, eh. Business plan può essere pure, può essere di solito un Excel, una cosa, però. Allora, dicevamo, Gio Capagrande e il suo socio, il Puma, organizzano una cena con i proprietari dei cani spariti, che ovviamente sono incazzati neri, e chiedono come risarcimento 15 euro, però a testa, perché in realtà i chihuahua li odiavano, erano dei cani de merda, però. E allora loro li convincono, dicono: guardate che voi potete essere i nuovi testimonial del nostro servizio, perché tutti i cani che rompono i coglioni, noi li facciamo andare nello spazio, li mandiamo, e poi a un certo punto non c'è più ossigeno, quando tornano tu fai oh, è morto. E quindi adesso i bastardi di tutto il mondo smettono di legare i cani al guardrail, semplicemente gli mettono più elio nel culo, così quelli arrivano a una certa quota, se ne sbarazzano. Però c'è un problema. C'è un problema. Quando tu fai questa cosa qui con un Rottweiler, per esempio, con un Bernese, e puta caso intorno ai 45 metri il palloncino scoppia, il Bernese torna giù a una certa velocità. Succede che un'anziana signora si ritrova nel giardino così a prendere il sole e un Bernese la attraversa proprio. Le passa completamente attraverso, addosso. La polverizza la signora, e quindi altra causa piove sulla testa del povero Gio Capagrande, che stavolta non riesce a fare a meno di
affrontare la situazione senza poterci girare intorno. Una donna è morta ed è morta proprio per colpa del puma nero, perché sotto sotto la responsabilità l'aveva fatta passare a lui, perché gli aveva detto: vuoi fare il prestanome? Il puma nero ha fatto come pure lui è della savana, non ne sa un cazzo, però quindi il puma è nei guai. Il puma è nei guai e a gioca pa grande non frega assolutamente. Pezzo di merda sto bambino. Un pochino. È uscita una stradina con le montagnette. Ok, allora abbiamo una situazione un po' particolare. Urla, cioè, abbiamo una situazione un po' particolare. Cioè, gioca pa grande che ha fregato più volte il puma che non si è ancora reso conto di nulla, e giustamente quando arriva ad avere un po' di problemi legali, il puma comincia a dire: sì, vabbè, ok che sono nella savana, però qua m'hanno fregato. Quindi va alla ricerca di gioca pa grande, perché non si parlavano, si scrivono solo le mail. Il puma nella savana c'ha le cose. Vabbè, gli internet point ogni tanto facevano le conversazioni su Google Meet. Sì, arriva sì, pure. Sì, sì. Però il puma, siccome è carnivore, Google Meet proprio carne. Sì, bravo, sì. Meat. E praticamente il puma prende l'aereo e va a trovare Joe Capagrande, che nel mentre aveva fatto una startup nella Silicon Valley. Sì, cioè stava... Madonna, che cazzo è? Vabbè, ma quelli in Silicon Valley una storia di imprenditoria fantascientifica. Fanno così, e vedi, dalla povertà fino alla ricchezza, così funziona. Tanta roba. E va a trovare questo Joe Capagrande e lo trova, perché c'ha un ottimo fiuto il puma. E comunque dice a Joe Capagrande: senti Joe, va bene tutto, però io mi sento un po' preso per il culo. Tu avevi questi lineamenti così gentili che io mi sono fatto prendere un attimino da... Sei bello, sei così carino, simpatico, mi ero un po' invaghito di te, ti devo dire proprio la verità. No, però questa cosa qua mi fa un attimo indispettire, cioè non me l'aspettavo da te. Il puma ci è andato proprio col piglio, non da puma aggressivo mangia carne, ma da puma innamorato, invaghito di una persona che aveva conosciuto così in tenera età. Allora dice: senti, dice Joe Capagrande, vedendo uno spiraglio negli occhi del puma, dice: senti, andiamoci a fare una passeggiata, ti faccio vedere cosa abbiamo creato insieme. Il puma, che è lì per lì e si sente: oh, finalmente rientro a far parte di questa cosa. E si incamminano per questa strada. In realtà è una strada dove testano le armi di distruzione di massa, perché in Silicon Valley ci stanno pure queste strade in cui testano i missili, testano il terraria contro gli animali feroci, contro i carri armati, tutte queste cose qui. Riporta e dice: scusami, devo andare un attimo via. E lo lascia lì. E lo lascia in questa stradina. Il puma dice: vabbè, sarà andato a pisciare, può capitare. A un certo punto gioca pa grande, si allontana, il puma guarda su, si affaccia su, una serie di missili gli stanno per atterrare in testa. Una serie? Una serie. Una macchina fotografica. Allora... il puma guarda in alto, vede questi missili che stanno per atterrare su di lui e pensa bene di farsi un selfie per commemorare il momento. Dice, sì, non l'aveva mai visto tutti quei missili. È furbo, sono. Da lì si fa questo selfie per commemorare il momento e lo mette su Instagram mentre i missili arrivano. Sì. Il selfie riscuote un grande successo, proprio like su like, condivisioni, addirittura lo passano al telegiornale, ci scrivono un libro su questo selfie, cioè gli animali della savana sono così vanitosi, oppure ci fanno un trattato, come diventare virali essendo dei puma, cioè tutta una cosa, quindi lui diventa famosissimo, guadagna un sacco di tutto, mentre questi missili stanno arrivando, sì. Lui diventa molto molto ricco, al punto che compra... tutti i missili che stavano atterrando su di lui, tutto di botta, sì, e li dirotta da un'altra parte verso la casa del signore, della signora del Bernese, che era stata riesumata, perché non era morta, era morta apparente quella volta. Questa volta qui invece la signora muore del tutto, e quindi il puma nero diventa uno squalo della finanza, esattamente come Joe.
e i due cominciano a sfidarsi a un duello all'ultimo sangue a chi guadagna più soldi. Al momento Joe aveva in banca 22 miliardi di dollari, il Puma ne aveva 22 miliardi e 100, quindi era in vantaggio. Tutti come un influencer se l'è fatti, perché tu lo sai che gli influencer guadagnano un sacco e ho letto oggi una signora che dice che non paghiamo le tasse. Ed è vero, ragazzi, se lo dice una signora su Facebook, credeteci che noi non paghiamo le tasse. Credeteci. Io che sono una persona molto molto pacata, le ho risposto, signora, quello che scrive è campato in aria. Quindi se stanno a fa a chi ce l'ha più lungo. Sì, però per il momento vince il Puma per un punteggio veramente minuscolo. Chi sono diventati avversari economici? C'è in ballo una festa estrema, mettiamola così. Una mappa del tesoro. Madonna, però che culo che c'hai, eh. Cioè, a te le cose ti funzionano a random. Giocava grande di macchina. E il Puma. Il Puma come si chiamava? Puma Nero. Puma Nero. Puma cioè, Nero è il cognome. Mm. Eh? Nero. Il nome è Brutto. Brutto Nero. Ma si dicono ste cose in live? Abbiamo i morti. Mi dissocio. Facciamo così. Mi dissocio. I meme. Queste sono le cattiverie di quel capace del mio compare qua. Il sugo, fermi. Cioè, vedete. Brutto è il nome, Nero è il cognome. E quindi si può dire Nero. È l'altra parola, meno male che non ha detto un'altra cosa. Brutto, che abbiamo scoperto di avere questo nome geniale, dice vabbè, sono in vantaggio, quindi si siede un po' lì per lì sugli allori, si crogiola nella sua ricchezza. A un certo punto però John dice cazzo, io devo superarlo, adesso è diventata una questione di onore, devo fare più soldi. Viene avvicinato da un tizio strano. Questo tizio è un ricercatore, un archeologo, anche un linguista. Oh, madonna, lingue antiche come Antonello. Un po' di più, perché lui c'ha un fisico culturista e va alla ricerca di queste reliquie. Si chiama Nathan. Ah, un riferimento a Nathan Angela. Sì. Nathan va vicino a John. Sono venuto a sapere con le mie fonti che avete questa diatriba in atto. E su Twitter ne parlano tutti quanti, quindi è sicuramente molto vero. Devo aiutarti in qualche modo perché mi sei simpatico. Quella testa gigante mi fa pensare a quando sono stato bullizzato da piccolo, che avevo la trippa, avevo questa testone molto grande, e quindi voglio aiutare te. Questa è la mappa di un tesoro degli Inca. Il tesoro degli Inca... Se voglio, se ridete mi distraete. Avevo letto la chat un attimo. Vabbè. Com'è il secondo nome? Comunque, vabbè. Lasciate stare, insomma, stanno succedendo il direito. Gli dice, gli dà questa mano. Questo è il tesoro degli Inca. Però devi affrontare un sacco di difficoltà. Nathan, però, ovviamente non voleva aiutare soltanto il nostro John, voleva creare ancora di più competizione. Perché? Cosa gli ne veniva in tasca? Perché Nathan è semplicemente un figlio di puttana. Ah, ok. Personaggio un po' piatto, ma ce lo facciamo andare bene. Lui ha una storia. Ah, ok. La mamma è stata aggredita da un puma e il padre da uno con la testa molto grande. E quindi ha detto, li metto in competizione, così finiranno per uccidersi. Perché... Capito, sceneggiatori Marvel, è facilissimo fare dei personaggi profondi. Reddits in un secondo ha scritto dei personaggi migliori dei vostri. Allora, vanno... John inizia il suo viaggio verso... Fidati che è meglio di Capitan Marvel l'hai scritti, eh. Tempio, va verso questo Tempio Inca, la stessa cosa fa il Puma. Tutte e due utilizzando uno l'aereo, l'altra l'imbarcazione. Stanno per arrivare, ma... Stanno per arrivare, ma? Cioè, se mi stanno arrivando al tesoro? Ma. Con l'imbarcazione, ma? Ok.
Ma il sugo e la pasta? Stavo di là, l'ho controllato. Una montagna. Una montagna. Una montagna. Allora, stanno per arrivare, ma l'imbarcazione esplode. L'imbarcazione esplode e loro finiscono in acqua. Cioè l'onda d'urto li sbalza in acqua, dove ci sono coccodrilli, caimani, alligatori, cioè tutti quegli animali verdi lunghi che mozzicano. Ok. Ok. E nuotano velocemente fino all'altra sponda, e quando sono sulla riva si chiedono: Madonna, ma che è successo? Ma ci abbiamo messo la gazzosa nel serbatoio, perché è esplosa la barca? E poi scoprono che sono circondati da un gruppo di antichi guerrieri Inca, addirittura, che sono incazzati con loro e li rapiscono, li legano mani e piedi, così li incaprettano e li portano in cima a questa montagna. Una montagna proprio impervia, altissima. Sono 400.000 metri di scalata. Ok. Loro non fanno fatica perché sono incaprettati. Gli Inca si fanno un culo così. Ok? Quindi quando arrivano in cima, gli Inca sono stremati, si mettono a dormire. Loro due riescono a liberarsi. Il puma nero morde le corde di John. Purtroppo gli fa secche anche le vene del polso sinistro. Quindi lui si sta dissanguando. Ok. Poi John morde anche lui le corde del puma. Sbaglia la mira, gli morde il pisello. Ok. E quindi tutti e due sanguinanti così strisciano per terra che vogliono scappare. Ci riescono e arrivano in questa grande grotta. Una grande grotta con al centro un idolo. Un idolo con la faccia di Amadeus. Cioè questo idolo di bronzo che ha la faccia di Amadeus e sta in questa posizione qua. Ai piedi di questo idolo c'è un gigantesco diamante. Un diamante purissimo. Siccome adesso mi sto per sposare, sì? E la mia futura moglie ha visto, no, i diamanti, le cose, quelli belli grossi, e ho scoperto che puoi essere influencer quanto ti pare, i diamanti sempre piccoli li puoi comprare. praticamente ho imparato che il diamante puro è quello che dentro non ha imperfezioni, non ha impurità, è trasparentissimo. Ecco, questo diamante era grande così e dentro non aveva proprio niente, quindi a dirgli poco valeva tipo un triliardo. Incalcolabile. Incalcolabile. Quindi che cosa fanno questi due? Vedono questo diamante e hanno davanti due scelte. Combattiamo all'ultimo sangue per chi ruba questo diamante e diventa più ricco. Oppure cooperiamo per scappare da questo brutto posto, tornare a casa, vendiamo il diamante e spartiamo, facciamo metà ciascuno. Mm-hmm. Grazie. Perché cliffhangerini che vi faccio però, eh? Il sugo sta per battere lo stagno, si sente più lui adesso. Dell'acqua. Allora. Forte, parla forte! Parlo forte. Sono in un momento di stallo. Il puma guarda John guarda il puma guarda John guarda il puma, ci guardano in faccia e dicono: chi ma fa qua? Dobbiamo prendere questo diamante insieme oppure no? Ho detto vabbè, il puma guarda negli occhi, guarda dritto John negli occhi, vede in fondo all'anima, perché il puma è un animale un po' mistico, sì. Vede in fondo all'anima di John quel bagliore che aveva visto all'inizio e dice: sì, io lo faccio con te. Che cosa fa con lui? No, ho detto: io lo faccio con te. E John giustamente dice: ma che cosa fai? Il diamante, ovviamente, che cosa hai capito? Ah, ha fatto il puma, perché era... Giustamente. Allora, cercano di capire come prenderlo, perché gli Inca sono scemi. No, non sono scemi. No. No, hanno messo delle trappole, sicuramente. Allora fanno per andare a prendere il diamante, ma dei laser, perché gli Inca stavano molto avanti. I laser. Cominciano a vedersi, perché spostano un po' di polvere e quindi si vedono i laser. Ma è troppo tardi, hanno fatto scattare un allarme, suona una sirena a altissimo volume, così John prende il diamante, dice al puma: andiamo, e cominciano a correre. Corrono, intanto frecce, armi da fuoco, missili, gli passa di tutto a fianco, ma il puma è molto agile. Tutto questo i vecchi Inca. Okay. I vecchi Inca sono capaci di questo ed altro. Sì. Quindi stanno per correre fuori, a un certo punto una freccia, una freccia
sta per colpire John dietro alla, alla collezza, qua, qua dietro, il collo. Sì. E siccome è molto grande, non è che ci voglia molto. Troppo. Il puma, che è agile e pure scaltro, vede la, la freccia arrivare, spinge John, purtroppo lo spinge giù per un vallone. No! E quindi il puma dice, no, pure lui, il puma, no, ma perché, che cosa ho fatto, ti volevo salvare la vita, e Johnny fa un culo a mammita, mentre casca. E muore. E si perde nel, nel, nel nero del, non nel quello di prima, okay. Nel nero del, del... Il puma continua a correre, ma il diamante ce l'aveva John. Giusto. Quindi il puma corre, 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 esce dalla caverna, la caverna crolla. A un certo punto una figura si fa avanti. È Nathan. Gli dice al puma, hai visto? E il puma, cosa? Tiriamo l'ultimo dado di questa nostra manche. Io devo chiudere la storia. Che cazzo però. può essere una... una roba di... Ok, allora, Nathan dice al puma, hai visto? E il puma fa, mannaggia... No, scusate. Hai visto? E il puma fa, no, che cosa? Hai visto che l'avidità porta soltanto a cadere da burroni altissimi e a farsi inseguire da gente tecnologicamente avanzata? Hai visto? Il puma riflette un po' sui suoi errori e dice, madonna... Una volta eravamo così amici quando me lo volevo soltanto chiavare e mangiare vivo e adesso invece siamo finiti così a farci la guerra per cosa? Per qualche miliardo di euro. Come siamo caduti in basso. Quindi il puma sconsolato così si mette a scalare la montagna, sì. Ma si è desincronizzato? Sì, ma adesso lo riprendiamo. Ok, ci sei. Ok, dicevo. Il puma tutto sconsolato riscende dalla montagna così con passo tutto tranquillotto, piano piano, a un certo punto stremato dalla brutta giornata scivola, sì. E ruzzola giù in fondo alla montagna per un'ora e mezza. Madonna. Per un'ora e mezza si riempie di ferite ma alla fine arriva a terra vivo. E guarda un po', si ritrova accanto il cadavere del testa grande con il diamante a fianco. Il puma prende il diamante, scopre di essere ridotto malissimo, cioè le ferite, però tira fuori dalla tasca una medicina proprio che usano questi animali, una pumata, se la spalma dappertutto, guarisce, va in città e trova un ricettatore. E dice, guarda, ho questo diamante da piazzare. Il ricettatore lo ammazza, ci fa un tappeto e si frega il diamante. Questa è la nostra bellissima storia. Bravo Puma! Va bene, è arrivata quasi l'ora di mangiare. Adesso dobbiamo mangiare, dobbiamo vedere a quanto siamo arrivati nel mentre. Quindi tu vai a vedere come stiamo messi col cibo. Io vedo a quanto siamo. Allora, attualmente mi segna 49.000 stanze. Però dobbiamo controllare 49.951. Manca poco. C'è qualcuno lì in fondo che sta dicendo, oh cazzo. Mancano 50 euro. Michele sta e anche dicendo pago. 50 euro. Cadrà anche nero pago cadrà. Attenzione. Michele, non puoi disattendere questa cosa. 50 euro, ragazzi. Chi donerà prima queste 50 euro per sarà qualcuno che donerà 50 euro per non vedermi tornare a casa. Abbiamo anche quelli che ci vogliono male. Ma no, Michele, tu sei ben voluto. Lo fanno per il suo bene. Bene, bene, bene. Tiro la bene, pasta, ragazzi. Bene. Allora, vediamo l'acqua. Intanto è stata messa. Madonna, era l'ultima pasquetta in campagna della mia vita che non facevo un chilo di pasta. Io intanto finisco a bere sto rum, non sto bevendo acqua perché sono 3 ore che non piscio, tra le altre cose. Mi sto preoccupando, i miei reni non funzionano più bene. Nero Pago, non sopravviverai alla nostra tirannia, accettalo. Meno 18 euro. Meno 18 euro. Ma come si fa a mangiare quel coso? Mo vediamo, non lo so. Con la bocca, Michele. Sarà molto interessante.
tutti in questo studio, arrivati a 50.000, cadranno sotto il peso del pesce morto. Svezia. Facci vedere della Svezia. Facci vedere. O te lo faccio vedere il pesce morto. No. Eccolo qua il pesce morto e non si parlava del mio pene. Andiamo Sturstroming, arriviamo. Posso dire che per essere una live dove mandiamo una cosa nello spazio, la gente che si preoccupa solo del pesce fragico un po'... Allora, leggiamo le caratteristiche organolettiche. Fa schifo, c'è scritto grande così. Allora, c'è scritto Naring Svarde per 100 grammi. Guarda, vedi che si legge sulla... Vieni Rocco, tra di noi, tanto ormai. Naring Svarde. Energy 389 kJ, quindi 93 kcal. Fat, una fettina, credo. Penso sia il grasso. Fat. Quindi fat. È molto poco grasso, 4,5 grammi. Come il sugo che stiamo preparando? Varavamattat fat chi? Un asso. Varavamattat fat 1,1 grammi. Colater 0,73 grammi. Sono completamente viola con questa cosa vicina. Aspetta che la sposto un attimo. Varav Soccer Arter. Cioè, sembra una mignotta di Cyberpunk questa luce. Varav Sovercar 0,73 grammi. Protein 12,6. Salt, quindi sale, questo proteine e sale, 7 grammi. Ma leggiamo un'altra cosa importante invece, un'altra caratteristica importante. Vedi il nostro crowdfunding quanto c'ha di grassi, vedi? Oh, sto leggendo la chat, attenzione, Rullino, si sta per aggiornare, scusa. 50.000, 100, 12. Di qualcosa ai nostri amici. Che devo dire? Addio amore, ti ho amato. Io comunque stiamo facendo il matrimonio della sonda. Ma che cazzo è stato a combinare? Guarda, allora, in gergo automobilistico, quello che stiamo facendo è il matrimonio. Il matrimonio. Cioè, il telaio legato alla carrozzeria, vedi? Hanno bucato tutto. Così, e quindi praticamente mo... Capito? Ma quindi quando lo tagli quello dietro? O andiamo tipo a Mazza di San Sebastiano? No, qua prendiamo le misure del cazzo e l'incipit, tagliamo qua e abbiamo la sonda pronta. Quindi da una parte ci metti... La camera. Incipit, cazza. E di qua ci va la mazza colata con incipit e di qua il cazzo. Ok. Funziona? Abbiamo pesato? Sì. Ok. Sì, abbiamo pesato, sì. Ma con che bilancio avete operato? Con una applicazione? Quelle di misura. Quelle di precisione. Ma questa non è di precisione, quella è cinese. No, non si dice. Le cose cinesi sono assolutamente precise. No, non è vero. Quando ti danno il riso alla cantonese sono contati uno per uno i chicchi. Sono precisissimi loro. Comunque, posso dire? Sua, vieni qua. Facciamo vedere. Allora, noi ringraziamo sempre Ista360 che ci ha gentilmente donato queste camere che andranno nello spazio. Queste sono due camere, una la utilizzeremo sul territorio e l'altra nello spazio. E poi abbiamo le Ista360, che sono queste qui, che ci permetteranno delle riprese a 360 gradi, quindi sarà ripreso sia giù che il pallone sonda. Ok, quindi avremo una ripresa bella completa e sarà molto figo da vedere, soprattutto perché poi potremmo magari pubblicare un video a 360 gradi magari su Facebook dove uno sì. Ci può. Cioè, c'è un... Questo qui deve ricevere anche l'alimentazione, sì, perché sì, sennò poi da qua c'è un... Quella dura, no? Ci dobbiamo mettere la batteria. 60 minuti. No, sono 90 minuti quello. 90 minuti già visto. Ah, quindi. Perfetto. 90 minuti però va messo tutto alimentato. Tutto alimentato con. Questa metodo c'era 5, questo qua. Se no dobbiamo mettere un altro power bank. Nell'eventualità che alimenta soltanto le cose. Comunque. Quello è da. Questa è da 16.000. Questa è 12. 12 volte però, quello alimenta da 5. Ok, quindi ci mettiamo questa qui che è da 6.000 mAh che ci concede una carica aggiuntiva, quindi dovremmo avere 3 ore di carica in tutto con questo. Come vedete le cose vanno fatte serie, noi ringraziamo pure Leonardo che non c'è ma ci segue via etere, che è il nostro ingegnere
che ha giustamente fatto tutto quanto il prototipo, anche da casa sua se l'è fatto, quindi abbiamo non so quante copie di sta roba avremo. E bene, andiamo di là. Bene, siamo. Bene, noi abbiamo buttato intanto la pasta e sono le pennette sono scrofe, ci mettono un sacco di tempo a quelle soprattutto sono molto buone. Ma dove sta l'altra parte della scatola? Così ne mettiamo dentro l'altra parte. Io vi faccio vedere tra le altre cose, Robby, è arrivato Arduino Mega. Ah, dove sta? A casa. A casa è arrivato Arduino Mega. Se vuoi passare ci puoi andare, ma non so se ce la facciamo in tempo. Allora, vi faccio vedere intanto l'applicazione di Incipit. Ci siamo? Questa è l'applicazione di Incipit. Qui ovviamente si potrà acquistare anche da Amazon direttamente dall'applicazione, e poi sarà scaricabile sia per iOS che Android. Questi sono i primi incipit della community, ok? Sono gli incipit della community che potete votare voi. Ci saranno quelli della redazione che sono i nostri, quindi avrete questi. Poi ci sarà la modalità follia, non ve la faccio vedere ovviamente. E ci sarà una classifica degli incipit, quindi i migliori poi saranno presi e spostati nella prima parte, disponibili a tutti. Ovviamente l'applicativo avrà tutto quanto un ecosistema, ecco qui, con l'accesso, i vari fogli per la privacy, i propri incipit, gli incipit votati e vabbè, la scrittura del nuovo incipit, tanto figa. Beh ragazzi, meglio di così si muore, speriamo di no. Bene. Giusto? Allora, noi abbiamo raggiunto questo meraviglioso traguardo, meraviglioso per alcuni di noi, per altri meno. Ricordatevi che nel Kickstarter potete prenderle in anteprima il gioco, stanno già per arrivare i primi pezzi, potete ordinare quante ne volete, e, potete ordinare le birre, potete ordinare le piastrine, potete ordinare i bracciali che abbiamo e che forniremo a chi li vorrà. Sono questi qua, i classici che vedete, che non rivendiamo più dai tempi del teatro fondamentalmente. Sì, tra l'altro sono diventati abbastanza storici perché hanno la scritta vecchia. Sì. Con la linea verde, non abbiamo ancora, cioè, non abbiamo fatto più merchandising di questo tipo, quindi questo è l'unico merchandising che esiste al momento di questo tipo. E, devo dire, ne ho ritrovati alcuni anche in casa mia, pensavo di non averne più, invece guardate, me ne sono messi tutti, forse mi ci sposo pure con questi, mia moglie non mi odia per questo. Uno me lo tengo, quello nero che è più elegante, tesoro, bene. Comunque, io vorrei dirvi una cosa, penso che, quanto tempo abbiamo, scusami? Abbiamo ancora un'oretta e qualcosa. Abbiamo ancora un'oretta e qualcosa, sì, quindi direi di mangiare. Adesso mangiamo, però devo scolare la pasta. Devo. Io intanto prendo i bicchieri, anzi no, non posso, però sennò qua dobbiamo. Allora, io non so chi la vuole al dente, ci facciamo la bevuta al piede, insieme a vino nel mentre. Va bene com'è, Rocco, non te ne frega niente, bene così. Mi piaci, Rocco, quando non te ne frega niente di come esce la pasta, perché tanto sai che è buona lo stesso, porco il cazzo che lo strafrega. E poi non sappiamo come sta sobbollendo veramente tanto. Sappiamo soltanto che avremmo un po' di problemi perché, essendo molto carico, potrebbe spruzzare. Caliamo un po' la temperatura, andiamo all'assaggio perché dobbiamo capire anche se la salatura dell'acqua è sufficiente. Parliamo in due, si capisce una sega. Non si mette mai il cucchiaio in bocca, perché qua ci devono mangiare altre persone. Mettici il cazzo. Credo che vada bene. Dobbiamo controllare invece la salatura del sugo, perché questo non l'abbiamo ancora assaggiato. Perfetto. Buono veramente. Ok. Beh, ce la porti sto sugo? Che ne pensi? Come?
Ce lo porti sto sugo con la pasta? O la, pasta, la, pasta la pasta va cotta un altro minutino. Che qui il vino è aperto da un po', quindi il vino ha, è andato... Dio è bravo! Ho sentito un Dio è bravo. Vogliamo urlarlo, Dio è buono? Dio è grande, è bravo! Bene o male. Allora, noi avevamo una paura fottuta di bestemmiare. Per adesso non è ancora successo, ma manca il pezzo. Il momento più duro sta arrivando. Allora, siccome non abbiamo le presine, credo, qua dentro, io mi arrangerò. Senti, con vogliamo... questi canovacci. Allora, visto che manca un'ora, il prossimo tier è a 60.000 con un easter egg che arriveremo, che metteremo nell'applicazione che vi ho fatto vedere prima. Io direi di mettere una cosa intermedia, ok? Che è una cosa buona. A 55.000, so che è alto, però ci proviamo. Invece di 100, prendiamo 300 incipit e li mandiamo in tutte le scuole d'Italia. Non so quante scuole in Italia ci siano, adesso mi faccio il conto. E ne mandiamo una per ogni scuola d'Italia. Come? Ne sono tante scuole d'Italia. Sono un po' tantine. Tu solo le scuole che si possono raggiungere con mezz'ora di cammino a piedi. Sto cercando quante scuole sono in Italia. 300 incipit a tutte le scuole d'Italia e suona male. Una per ogni scuola in Italia. Io dico 3.000. Allora, li mandiamo solo alle scuole d'Italia intitolate ad Alessandro Volta. Tutte le scuole da? Scuole in Italia, le medie. Le medie le superiori, chi cazzo gioca le superiori? Quelli si giocano a 5 contro 1, sono io che gioco. Che fanno alle superiori, scusami? Dottor D'Annunzio, cosa fanno alle superiori? 5 contro 1. Oh, guarda qui. Guarda qui. E adesso, perché so che a voi piace, come dici Rocco? Allora, facciamo così. Prendiamo 300 e le spediamo. Sì, non è così gialla, ragazzi. In tutta Italia. Alle scuole in tutta Italia, scuole medie in tutta Italia. Ovviamente dovranno, cioè, se le spediamo così a cazzo la gente dice che è sto pacchetto bomba. Quindi metteremo a disposizione un modulo, così le scuole che faranno richiesta noi lo manderemo, ovviamente, perché se le mandiamo noi poi dicono che ci dobbiamo fare con sta roba. Anzi, mo vi faccio il modulo. Quindi non fate i presidi de merda, prendete no. Incipit e gratis scuole. Mortacci vostri. Lo faccio in live, lo preparo adesso, intanto che prepari la magna tu. Tu intrattieni con il cibo, io intrattengo con i moduli. Perché a me mi fai fare la pasta e tu fai cultura? Ok, tolgo un po' di questa scorza perché al momento ci sta impedendo di grattare il formaggio in maniera voluttuosa. Ci servo? Sto facendo il modulo. Vabbè, vengo. Fammi vedere. La distanza com'è? Secondo me si può fare anche molto meno. Sì, cioè. Le cose poi si sbilancia con quello, capito? Oh, basta mettere un filo qui. Fammi vedere, mettilo più giù. Okay. Ma questa è crepata sta Attenzione. Cosa. Prima o poi la rompo. Vedo la tua mano. Cioè questa prima o poi la crepo, capito? E io fare una cosa così. Così? Sì. Hai una cosa che... quella che si sbilancia troppo. Vai ragazzi, vai che la pappa l'è pronta. Così è bello. Aspetta che lo faccio vedere pure in live. Allora, questa sarà l'immagine, ve la dovete immaginare. Stiamo cercando di fare un test con incipit. Dall'altra parte il cazzo dovrebbe essere più a sinistra. Mettilo più a sinistra. La tua sinistra, la mia sinistra, la sinistra, vai ancora più a sinistra. Ma non può andare là. Vai più a sinistra. Non può andare. Vai più a sinistra. Così. Ma non può andare là. Lo mettiamo là, ma esattamente così. È preciso, così. Così è bello. Guarda, mi credo spostare la scatola. Così mi triggera troppo, non va bene. Non va bene, ragazzi, non lo facciamo più. Non mandiamo più niente nello spazio, così non va bene. Così lo voglio, bravi. Perfetto, è perfetto, così deve venire. Okay, ottimo. Così lo voglio. Ho fatto il cazzo, dove cazzo lo metto?
Passa qua. La metti di sbiego. Non posso. Perché deve essere perpendicolare. Sono sicuro che puoi riuscire. No, fammi capire qual è il problema. Credo nelle tue possibilità. Qual è il problema? Adesso facciamo tutto. Sì? Intanto io devo creare il modulo Google. Me lo fate creare, sì o no? Ah, beh, giustamente. Cioè. E qual è il problema se sono più vicini? No, non piaceva. Perché non ti piace se sono vicini? Perché si deve vedere la curvatura nella mia testa. Perciò scusa, cioè... Quindi se è una cosa tipo così, voilà. E vabbè, ma se non si può fare, non si può fare. Comunque servono dei piatti. E deve essere incipit da una parte e cazza dall'altra. Non ho cazzi qua. Servono dei piatti, dove stanno? Bella domanda. Porco due, abbiamo preparato tutto, ma non ci abbiamo i piatti. Questa è una bellissima domanda. Dovrebbero esserci, eh. C'è un paio di coglioni, c'è. Allora, io sto preparando il modulo nel mentre e poi ve lo daremo, ve lo forniremo e voi lo dovrete dare alle scuole del vostro paese. Chi risponde, ovviamente non a casa vostra, controlleremo tutte quante le cose, figuratevi se non controlliamo, ok? Spezziamo le gambe a tutti quanti. Mi sono perso il pesce marcio che sono tornato ora. Ancora è qui, ancora intero, integro. Allora poi ve lo passo. Facciamo così, ve lo passo il link, ve lo passo su Telegram, che lo scrivo bene, lo faccio scrivere un avvocato, così così vi passa un attimino la voglia di scherzarci su, se no. Non è tutta una scamma, ragazzi, non vi preoccupate. Su Stroming lo apriamo, ho un po' paura, però. Mi date l'acqua? Come stiamo andando? Allora, sto provando a montato come da Schemos. Sì. Fatto stato che mi serviva. Praticamente questo qui ho tutti e quattro i cosi. Qua. E non sto provando a caricare il programma direttamente sull'Arduino, quello che c'è scritto nella. Ok. Grande. Allora, ce l'abbiamo? Eccoci qua, ragazzi. I bicchieri? I bicchieri non li prendo. Ragazzi, voi. Prendete e mangiate. Un bicchiere. Bicchieri di quelli di plastica che avevo preso. Ragazzi, un secondo che stiamo spammando tutti. Possiamo dare diversa città. Oh, ridendo e scherzando, sono 3 ore che siamo in live, eh? Chi vuole il vino? Vino! Oh, raga, voi che siete più agevoli a muovervi, cioè prendete voi, eh. Ah, ok. Grazie per avermi ricordato. Mi ha scritto un ragazzo dalla Svezia, non gli ho ancora risposto. E mi ha detto, il surstroming si apre nell'acqua. Ma noi ovviamente siamo ignoranti in materia e lo apriremo come cazzo diciamo noi. Cioè male. Però non dovremmo ignorare gli avvertimenti di uno svedese. L'ultima volta che ho ignorato gli avvertimenti di uno svedese mi si è bucato un mobile in camera da letto. Dai ragazzi, Aspetta. Bevetene tutti, questo è il vino che ci hanno mandato. Guarda che stai pestando del vino col piede. Ma tu ti preoccupi del vino col piede? Sì, perché la signora che ci fa le pulizie è in vacanza, quindi mi preoccupo del vino col piede. Chi è Robert Baratheon? Robert Baratheon? Hai visto che è un tronz? Vino! Buon appetito allora! Robert Baratheon è un personaggio meraviglioso di Game of Thrones. Questi non sono piatti di plastica, ancora mamma, da queste piatti di plastica lì di riciclata. È compostabile. Mica cade la minchia. No, fa schifo però, ci voleva l'aglio. È vero, è uscita la merda proprio.
No, attimo. Poi lo ragazzi, buon appetito. E accompagniamo con un rosso di Calabria. Non so come sia. Oh, raga, ho messo il vino. Se volete passare a prendere, facciamo 10 minuti di pausa live. Ci terremo. Buono, un po' forte, ma buono. Audio sinergo, ci dice. Ci avete ragione, mi ero mutato un attimo, probabilmente. Date un boccone alla camera, c'ha ragione. Vieni qua. Sta a mangiare. Prendi. Sporco la lente. Sì, aspetta che arriva Paolo che ti fa una ripresa. Guarda, ma faccio una ripresa. Un po' buio però rende. Un po' a te. E un po' a me. Questa scena, lo sapete che mi ha ricordato? Mm-hmm. È molto buono. Il video di San Valentino di qualche anno. Ma la GH5. Il video di San Valentino. È molto bello. Però sono buoni, Bravo. Bravo. Non ti ci facevo così, invece eri incapace. Ho accarezzato questo sugo come se fosse il figlio di un altro. Con rispetto, ma non quell'affetto profondo che ti aspetteresti. Perché non c'è l'aglio, c'è la cipolla. Qualcuno dice, cosa masticate a fare per vomitare tutto? E tu hai ragione, no, mi sa che stiamo a fare una cazzata. No, non potete farmi questo. Io sono di stomaco, voglio questa buona medicina deve stare dentro. Puoi scegliere di non mangiare, ma sappi che la gente ha pagato per vederti morire. No, io per la scienza assaggerò. Allora, se capitate da ste parti, andate a San Giacomo, se volete rifarvi questa pasta, andate a San Giacomo, c'è una macelleria, andate lì, dite, signor Berchicci, mi dà una ventricina? Mi manda Sinergo, lui vi dirà chi cazzo è. Dite Mario di Termoli, forse capisce. Ma quale Mario? Un gommista. Mario Pelato, non lo conosco il cognome. Ah, il prelato. Mamma mia, complimenti. Buono. Allora, ci stiamo mangiando il Molise a bocconi. Oddio, questo più che Molise. Abruzzo Molise, dai. Raga, preparatevi, Io non sono il singolo. Preparatevi. Una dentista. Too much piccante? Giusto, ok. Abbiamo primo un... a dover morire. Paolo. Sì? Ma aspetta, ma voi siete contati prima? Noi siamo i primi. Voi siete i primi. Noi stiamo là. Poi noi eravamo a 45. State mangiando, sì, non è che facete i complimenti che poi ma non mangiate. Ma io ho paura veramente cose. Di sbruffare qui alla bacinella. Sì, io c'è un 90%. Okay, bene. Si sta per avvicinare, chiamate gli amici, i parenti, i cugini. Ci stiamo per avvicinare alla fine della live e alla fine di molte vite, credo. Avete mai visto un sugo rosso nella tastiera di un portatile? Io stasera sì. Bene. C'è sulla E anche un po'. Devo fare un rutto di mezzo minuto. Vini della Calabria, viva la Calabria. Viva la Calabria. Noi ci siamo stati, abbiamo fatto uno spettacolo in Calabria. Non ricordo quasi un cazzo di quella data nello specifico, tranne che... No, io mi ricordo perché ce la facciamo sulla finestra. C'era tipo un fiumiciattolo, una cosa. Sì. Un corso d'acqua. E, mi ricordo la strada che abbiamo fatto per arrivare, pensavamo di essere per 200 km abbiamo pensato di esserci persi. È così, andare in Calabria significa in Calabria a un certo punto, partendo da Termoli, non vedi più la strada, non capisci dove cazzo ti trovi, le strade sono interrotte. Sì, è abbastanza impegnativo come tragitto. Allora, io non bevo vino, però stasera lo sto bevendo perché così vomito meglio poi. Guarda che secondo me male stiamo a fare.
Male, male, male. Sì, io, un bel colore rosso vivo il vomito. Io credo che questa sia l'errore della serata sia questa. Potevamo evitarlo. È venuta pure buona, mi dispiace. Era buona. Mi rimarrà il ricordo nella bacinella. E poi con tutta l'acidità che mi si sta creando in gola. Voi lo sapete, no? Ho problemi di stomaco ultimamente, negli ultimi mesi, credo, dovuti alla merda che ci siamo mangiati tutti i giorni. Sì. E quindi devo prendere degli antiacidi. E io ovviamente non lo potrei bere, il sugo rosso, la ventricina, sono tutte cose private, il rum. Ma se faccio così... E il rum, cioè, sono tutte cose che non posso assolutamente fare. Quindi, quando e se... Ci metto ancora il se, perché magari il mio naso dice no. Mi sto a pensare una cosa, le penne ridate. Queste ridate indietro. Quando e se incomincerà a salire la putrefazione del pesce e io vomiterò, mi risalirà un acido che credo che comincerà a squagliare le mattonelle e arriverà al piano di sotto. Oh, ma sai che con un goccio di rum viene proprio buono questo vino? Sì. Io direi che non dobbiamo far piovere sul bagnato. Cioè io sto rimandando il momento in cui apriamo quella cosa il più possibile. Sapete perché? Perché vorrei aprire il surstroming, fare quello che dobbiamo fare per scappare, andarmene via. Lasciamo tutto così come sta, le macchine accese. Sai che non so quanto possa puzzare. Io ho una vaga idea, ce l'ho. Cioè nel senso, io so che c'è un cap oltre il quale la puzza non può andare. Però quella volta che ci hanno mandato la mozzarella di bufala e si è putrefatta... Sì, non era la mozzarella, era carne. Carne, scusami. Cioè, io quel giorno... Che la carne fa brutto, Non so se si ricordano i nostri amici a casa, avevamo fatto un video a ottobre per annunciare il surstroming. Quindi da ottobre abbiamo questo surstroming, ok? Sì, da ottobre abbiamo il surstroming. Quindi già da considerare la lievitazione della lattina... Ma ce l'abbiamo i guanti in tutto ciò? I guanti, ci servono i guanti. Ok. Non ci abbiamo guanti. Io voglio solo far notare che se cercate surstroming su YouTube, ci sono delle persone che all'aperto aprono il surstroming, Kaspinski, e vomitano pur stando anche lontani all'aperto. Quindi noi siamo all'interno di uno studio. Niente, sarà molto, molto mistico. Io ragazzi, io ho paura che oggi facciamo una di quelle cose che poi vengono memate per 25 anni. Tra l'altro calcola, tra i commenti del video dedicato al surstroming, c'era un ragazzo che ha detto di aver aperto il surstroming e che aspettava degli amici a casa. E quegli stessi amici non sono potuti né andare in ascensore né avvicinarsi tre piani sotto di lui. No, no, no. Ma dai, ma che stai scherzando? L'ho letto nei commenti del video, potrebbe essere una frottola, potrebbe non esserla. Nico, stiamo per fare una cazzata. Che stiamo per fare una cazzata mi pare palese. È content, questo è content. Morto è content. Prenderò un palloncino. Prenderò un palloncino. Allora, oh, raga, ma ce ne sta ancora, due, potremmo utilizzarli, ma sono stati utilizzati dalla signora delle pulizie per pulire i cessi. E non ce n'ho di nuovi. Quindi abbiamo un problema. Ma voi altre due penne ci sono? No. Me li tengo per dopo. Dopo la vomitata, secondo me. Tieni, ma tu dopo la vomitata c'hai il coraggio di mangiarti le penne? Che cazzo di bestia sei? Cioè, questo vomito e si rimagna le penne. Non avete un terrazzo? Sì, abbiamo un terrazzo. Ma credo che sarà quella là. Allora, qua dobbiamo pulire però. Dobbiamo prepararci perché il magico momento sta per arrivare. Oggi... Oh, sì. Intanto vediamo a quanto siamo arrivati. Vediamo un attimino. 50.718. Attenzione, aumenta. 50.934. Sta superando ogni penne. Aspettativa sta roba. Fantastico. E grazie ancora al nostro insegnante di sostegno che ci ha detto questa cosa che mi ha fatto veramente, veramente impazzire. Meglio aprirlo nell'acqua come si dovrebbe fare perché schizza parecchio. E anche per contenere l'odore. Raga, allora, lo schizzo, mo vediamo come pararlo. Non per altro, perché noi, volendo, ci cambiamo, bruciamo i vestiti. Però l'attrezzatura non la possiamo sporcare. Allora. E soprattutto ho paura che schizza sul soffitto e sta stanza puzza per un mese. O sulle macchine, sul computer. Tieni. Sulla coscienza. Sull'animo. Ma
fammi finire a mangiare, non lo apri mentre mangio. No, non lo voglio avere. Sto preparando. Questo mo butto tutto. Madonna del Dio. Intanto mi ubriaco, ragazzi, così non sento l'odore. Come va? Tutto bene? State mangiando... L'ultima cena. Di qua stanno facendo l'ultima cena. Madonna. Una bacinella. Eccola qui. Sì, sì, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Tu, dammi un altro ombrello. C'è il portaombrelli. Là c'è l'attrezzatura. Voglio, non state qua vicino, mi raccomando. Mettete, terminate quello che state facendo. Piano piano, mettete. Ma è finito il coso lì, è tutto a posto? Tutto bucato. La prima, poi l'altra è uguale. Ok. Chi vomita nel casco, 100 punti, eh. Cioè io quando guardavo il suo streaming, io pensavo sempre, un giorno. E quel giorno? E sotto sotto speravo che non l'avremmo mai fatto. Quel giorno sta arrivando. Ciao cibo. So che adesso stai comodo nel pancino. Ci rivediamo. Come sta presto. Andando? Tutto bene? Senti, ma no, sentite il silenzio che è calato in studio. Cioè sembra un film western. Raga, non abbiamo mutato i microfoni, eh. Sembra che ci si sta per sparare. C'è un silenzio che sembra sia morto qualcuno. Cioè è come se tu ricevi una notizia brutta e cioè purtroppo tutti zitti. Ti è piaciuta? C'è Mario che ogni tanto sfarfalla. Allora, io ho comprato da cinese sempre, quindi non so quanto. Ho portato... Per vomitare? No, queste bacinelle sono per contenimento. Ah, per metterci il contenuto, così poi lo chiudiamo? Sì. E buttiamo tutto? Sì. Ho preso delle... A matrioska, quindi? Esatto. Una dentro l'altra? Almeno due. Queste più grandi. E un paletto di frassino. In queste piccole ci mettiamo le penne che vomito e che mi avanzano, le mangio domani. No, ho preso bacinelle per questo. Allora, togliamo di mezzo tutte le cose che amo. Togliamo di mezzo la chitarra. Siamo per fare una stronzata fotonica. Io già lo so che siamo per fare una stronzata, ma io... Chiamate tutti, amici, parenti, le nonne, accorrete numerosi. Mi raccomando, coi cellulari, tutti quanti a riprendere, lo voglio in tutte le angolazioni dopo, Però raga, uno alla volta o tutti e due insieme, perché io non mi posso sdoppiare con la notte. Io se uno se ne va di là a vomitare, uno di lì... Allora... Non posso sdoppiarmi. Organizzo io, ok? Sì. Apriamo sta roba. Io e Mario. Okay. Che noi dobbiamo stare. Questa è la storia di un vomitone. Apriamo sta roba io e Mario. Posso rimborsare io? Ecco, faccio. Piano piano verranno una persona per volta qua. Si avvicineranno in mezzo a noi, che dovremmo essere sempre in camera se ce la facciamo. Se, ho detto se ce la facciamo. Primo sarà Paolo. No. Musica. Dopo di noi il primo sarà Paolo a cadere. A cadere, hai capito? Il secondo sarà un altro che inizia con la P, perché abbiamo detto Pierpaolo. Subito, immediato. Ma lui non c'era nei tiri. Appunto, perché lui era già in alto, era già contato. Poi c'era Rocco. Poi ci mettiamo Rocco, perché Rocco deve riprendere, deve stare sano fino a un certo punto. Il suo posto, tutto poi dove coi vomiti dove. Poi ci sarà Roberto. E poi? E poi se non ha sbruffato già prima 15 volte, che lo conosco bene, il buon Michele, ok? La situazione è questa. La situazione è tremenda, è di una... Adesso faccio come quelle live che non arrivano mai al dunque. Come quella che ti fa vedere le tette, ma no. Subito se ne... Abbiamo bisogno degli strumenti necessari ad aprire il surstroming, quindi da quella parte, per favore. Madonna, portatemi la apriscatole. È arrivato la apriscatole. Intanto ho bisogno altri strumenti.
Cosa? Il Scottex. Gli Scottex? Tanti Scottex. Sì. Un crocefisso. Un martello. Che cosa ci vuoi fare? Io. Madonna. È saltata la luce, è saltato tutto. No, 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 ci penso io, ci penso io. L'ho riattaccata. Ci sarà da tirarsi su le maniche. Sta camicia mi piace. Credo che la dovrei bruciare. È bello che non la ritrovo, cioè le camicie di questo colore non le ritrovo. E poi come facciamo pandan così bene io e te? Ma non ci siamo manco messi d'accordo. No, però gli ho detto mettiti una camicia, però lui telepaticamente ha pensato me la metto rossa a quadri. Questa l'ha presa per YouTube Money. Madonna. Sono queste, no? Però stai bene con le camicie a quadri, te le dovresti mettere più spesso. Eh sì, perché ho la barba, faccio boscaiolo. Eh sì. Allora ragazzi, noi abbiamo una bacinella. Voi avete una bacinella lì davanti. Non mi sto cagando sotto. Che vero? 2700, siamo 2008. Madonna. Mi stacco l'orologio perché se sa questo lo butto veramente. Abbiamo 2800 persone che a quest'ora, che è di solito l'ora dell'amore, preferiscono guardare degli adulti che vomitano. Ma che cazzo stai a combinare? Scusa, mi riprendi Rocco? Bravo Rocco, bravo Rocco, così si fa. Sta proteggendo il microfono. La macchina. Ma sembra che sta per esplodere una bomba atomica qua. Ma sai che io gradirei, perché quello un lampo di luce e finisce. Qua. Cioè, nel senso, non lo so se. Allora, aspetta che devo lavarle se. Allora, la mia. Ci va il surstromming. Sì, ho capito, ma se è del cinese, che cazzo ne so ci avranno messo qua. E. Cioè, hai paura che qualunque cosa ci sia faccia reazione col surstromming e venga su e ti prenda a pugno. Ho bisogno delle forchette. Quelle che poi buttiamo. Perché io vorrei fare questa. Cioè, la mia idea era inizialmente di mettere tutta questa roba qua. Mm-hmm. Però un contenitore mi servirà. Per fare che? Per metterci dentro il cazzo a spruzzo. Scusa, lo metti qua? Sì. Perché vuoi Grazie. Fare i travasi in culo a te? Più sta fermo e meglio è. Questo poi va messo in quello più grande, va sigillato, paletto nel cuore e lo buttiamo nell'immondizia. Io sposterei anche il computer. Ma mi serve per i commenti. No, si deve editare. Rocco deve editare con quel computer. Allora, aspetta, abbiamo tutto? Sei ancora sicuro? No, non sono sicuro per niente. Allora, l'unica uscita è da quella parte. L'unica, ci sono diverse finestre qui, ma sono tutte sigillate. Allora, ragazzi, io vi dico, sono le 8 e 17. In tutto ciò io devo pisciare. Mi sto pisciando sotto letteralmente. Ti capisco. Allora. Anch'io mi sento insicuro stasera. Ma vuoi buttare, vuoi lavare queste cose? Almeno una sciacquata. Io ma per quale motivo? Perché questo, tu vuoi prendere tutto da qua. Scusatemi, vuoi prendere tutto sì. da qua dentro? Sì. Ma vuol dire che lo dobbiamo aprire tutto. Vuol dire che poi dobbiamo buttare sicuramente questo. Ma tanto comunque non avrai accesso facile. Non pensate che stai aprire il tonno Rio Mare. Tu qua farei. Allora, tu qua fai così, no? Ti faccio una simulazione come quelle che no, hai fatto. No, ma l'hai messo sulla traiettoria dell'incisione. Allora. Tu hai la fatto vuoi la... aprire tu? Tu hai fatto le simulazioni con la sonda. Ti faccio una simulazione. Tutti insieme vomitano. A quel punto qualcuno, il più forte tra noi, dovrà mettersi a fare così, a tagliare la latta. Quando si alzerà il più forte tra noi, quello che non sta vomitando, si alzerà la latta, si alzerà inesorabilmente verso l'alto, liberando vapori che nessuno vuole sentire. A quel punto, secondo lui, qualcuno fa così, no? Dolcemente. Io metto una bacinella in mezzo. chi arriva prima? Ma la no, usa. Perché il vomito è contagioso. Appena uno vomita, vomitano tutti. Non guardatevi negli occhi. L'esorcista. Perché ho mangiato a pranzo? Perché ho mangiato 5 minuti fa hai mangiato. Non è che hai mangiato. Sì, ma quello che ho mangiato 5 minuti fa non mi fa brutto. Io a pranzo ho mangiato il sushi. Sai che schifo vomitare. Scusate, a quando siamo. Non è che si sono ripresi i soldi. Magari vedete quando i nutrizionisti dicono no, la pasta di sera non tanto. C'hanno ragione. Perché poi fai le penne pare. Niente, siamo a 51.100. Ormai.
Ormai continuiamo a crescere qua. Allora, prendo un minuto di pausa io, vi lascio, vado a pisciare. Vai a pisciare. Arrivo subito. Voi intrattenete. Ave Maria. Si di... scappa uno alla volta, io sono una camera, non mi posso seguire a tutti se vuoi. Io sono Rosario, mi infatti. No, perché capito, ragazzi, cioè, qua c'è, cioè, qua c'è un odore nello studio. C'è un buon odore in questo studio. Devi cambiare batteria, no? Non ne ho. Secondo me qua puzzerà per settimane. Pure secondo me. Siamo quasi 3.000 in live. Sono arrivati tutti adesso. Tutti adesso. Ma i vostri genitori pescatori che dicono di sta roba? I nostri genitori pescatori ci hanno educati al culto del pesce fresco, dei sapori buoni, dei sapori sani. Ci hanno sempre detto che quando una cosa è morta da 2 mesi non la devi mangiare. Sì, è una cavalleria. Non so se è. Aspe, questo è l'insetticida spray, ci vuoi far morire tutti? Porca, no, perché questo qua sta nel cesso vicino ai deodoranti. Sapete che una volta ho cacato e poi mi sono quasi intossicato? Perché mi dai il... C'è una dopo tavolo di sopra pure. La batteria sta in carica. No, no, ci abbiamo uno a testa. Madonna. Aspetta, aspetta, abbiamo perso una camera, fermi. Non, qua non... c'è gente che scuote la testa, ma perché... Non è una scusa. La grandezza, la fierezza, dobbiamo... Devo fare un rutto di... Siamo 3.000 intanto 80. Grazie, pezzi di merda, stronzi, figli di puttana. Di tutta Italia. Redez, sei pronto? Sono nato... E poi sono morto. Allora, qua non posso aprirlo qua dentro. Se Redez, lo devo aprire io, eh. Sei prono? Se lo devo aprire io non lo posso aprire qua dentro. C'è ho una, capito, aspetta, che scrizza. Lo sappiamo che scrizza. Aspetta, aspetta, purtroppo abbiamo una camera morta. Scrizza. Dead cam, dead cam. Ma proprio fa. Ma sicuro? Perché non l'ho visto mai. Ho visto la gente che tu immagina. Come, ricordi la simulazione di Mario? È quella. Ma che si scrizza? Sì, ma veramente struzza. Sì. La batteria. Che allora, si fanno scommesse se è arrivato un soffitto. Minchia, no. Ragazzi, ma, abbiamo... ma non può essere così, sì, tremenda sta abbiamo cosa. Una camera in meno perché abbiamo finito le batterie. Prendiamo quella da Yonno. Prendi quella da Yonno, sì. Bravo. Che tanto la luce viola serve a un cazzo perché qua sarà tutto un fuoco d'artificio adesso. Non so quanto durerà perché quella è da tanto che è accesa. È vero, ma a noi bastano pochi istanti per mandare tutta la stanza a puttane. Ma un po' picciano del bengala, almeno. Prendete il bengala. O io sto preparando che non si sa mai qua la situazione. E infatti. Una di queste piccole, sì. È che non abbiamo la camera mobile, quindi potrebbe essere un problema. No, la camera mobile ci serve, raga. Dobbiamo raccontarla questa cosa. Per il vile denaro. Non si è connessa, l'ho staccata e riattaccata? Sì. Spegni la camera e riattacca la camera. Apritelo sott'acqua, apritelo nell'acqua. No, ragazzi, i veri uomini utilizzano una prescatola per aprire queste cose. Regia, fammi su camera 3. Infatti l'aprirà. Eccola. Ce l'abbiamo. Siamo pronti. Che ore sono, prima di tutto? Le 8 e 23. È l'ora dell'amore. Quindi 40 minuti di sta roba. E come facciamo? 40 minuti è tanto. Ma che sto per aprire 20 allora, minuti. Facciamo finta così. No. A un certo punto potreste avere la live con solo un sacco di rumori molesti. Di Fermi tutti. Vado a pisciare anch'io. Voglio essere sicuro. Allora, raga, rumori molesti saranno... I rumori molesti saranno continuativi e potrebbero essere del tipo... oppure... oppure... questa roba qui, e possono essere, quindi mo vi avverto, per tutti coloro che sono vomitofobici o come cazzo si dice, molesti.
ok? Non vogliamo roba di querele, già ce l'hanno fatta. Quindi non vogliamo questo tipo di roba. Mi raccomando, lo sapete, vi sto avvertendo. Avete tutto il tempo per uscire e non per chiamare amici e parenti a casa e dire oh guarda quei coglioni che stanno aprendo una cosa che potenzialmente li ucciderà. No, no, ok? Ora, per l'amor di Dio, non aprite dal chiuso, non entrerete lì per me. Cioè, qua ci lavoriamo. Non è che siamo più attratti. Non che ci mandano questi messaggi, mica. Ma qua lavoriamo. Io se non esagero ho sentito commenti di persone che dal terzo piano sentivano al quinto, sesto piano. Ma no, io chiamo una denuncia, ma di quella, tutto il palazzo sotto le porte. E che boh fa, oh, abbiamo aperto una cosa volta. Tipica della Svezia. Non è che abbiamo aperto della droga, voglio dire. Abbiamo aperto un piatto tipico svedese. Ci sta la legge di questo disturbo della quiete nasale. Non credo, sai. Cioè, mi amano del a protolo con il coltello leggendario. La tre è morta, la tre è morta. Tre è morta? Perché la tre è morta? Perché ormai è arrivata. Sì. Ma non lo puoi collegare tramite USB a una power bank? Tipo. Il mio ingegnere è al bagno, non so. Io ho una power bank se vi serve. Quindi proviamo, dovrebbe esserci un non posso abbandonare la live. Se vomitate io stacco subito, se no sbratto. Dai che come minimo è buonissimo e profuma pure, più o meno. Come minimo. Cioè, USB, USB-C o USC-C. I vicini penseranno che avete qualcuno di morto in studio. È vero. C'è chi anche ci suggerisce apritelo davanti alla porta del vicino che vi cagava il cazzo col trapano. Questa non è una cattiva idea. Abbiamo un power bank? Sì, te lo do io. Power bank. Ragazzi, è importante avere anche la terza camera. Io sono andato a pisciare e non vi mentirò, ho sognato che mi venisse anche da cagare. Però l'ho fatta già prima la cacchina, quindi non mi esce. Michele, non lo so se rimane l'odore un mese, io spero di meno. Non di per sempre. Allora, l'ultima volta che in studio abbiamo aperto una cosa che non dovevamo aprire, l'odore è rimasto un bel po'. Però questo pare che sia il campione dei pesi massimi, capito? Cioè questo è proprio, se ci fossero delle divinità, delle cose che puzzano, questa sarebbe Buddha. La più grossa. Borga Buddana. Bello. Cyberpunk. Cioè, Rocco diventa... Scusa, Paolo, fai vedere Rocco. Allora, Rocco ha assunto delle connotazioni cyber, come potete vedere. È tutto un cavo. Ha un power bank infilato sul capezzolo. Lo tiene dritto col capezzolo. L'ha fatto inturgidire con del ghiaccio perché sia più... Direi che... Ci siamo? È ora di fare un po' di atmosfera. Rocco, queste riprese le voglio come un reportage di guerra. Reportage di guerra, fai le zoomate, fai panning veloci. Deve sembrare che siamo sotto i bombardamenti, ok? Se senti una bomba, non... Scusati per... Che hai preso? Il... No, poi puzza! Il fossile. Dai su, iniziate, non vedono l'ora. Questo è un cerino, non è in realtà un... I guanti, hanno ragione. Non ce l'abbiamo. Come non ce l'abbiamo? Quelli che abbiamo sono stati usati. Non parte. Dei profilattici sanitario. Per le dita? Allora, abbiamo quelli che ci hanno pulito il cesso. Se vanno bene a te, vanno bene a me. Ci hanno pulito il cesso? Questo non zappiccia. Basta che li indossiamo dal verso giusto, voglio dire. Ma cura mamma. Cioè, sai che io leccherei volentieri l'asse del cesso piuttosto che... Questo non parte. Fin quando compri le cose in Indonesia. Non mi fa ridere in quella mamma. Bravo. Non parte. Ok, ci siamo. Creo l'atmosfera. L'infiammabilità della pioggia, sto coso. Sulla carta dici che prende fuoco? Aspetta, guarda, Michele ha messo le mani sulla camera di Rocco. Se prende fuoco mi avvertite dalla live. Il computer, mannaggia la puttana. In che mondo è questo?
3.000 e qua, figurati, quando si tratta di vedere la merda. Ora sapete dove vanno a finire i soldi che state... C'ho takedown aperto. Guarda che roba, guarda che Rocco, cioè, è veramente mecca. Inquadra Rocco, inquadra, guarda che bello, c'è tutta una cosa attaccata. Rocco è da prima che regge tipo 5 kg di roba. Ci siamo, questo è il conto alla rovescia. Oh, come ci approcciamo all'apertura? Cosa vuoi fare tu? No, non lo so, come... ma questo non si apre con questo. Ma non è che pia fuoco veramente qua? Sì. Cioè allora che dovremmo fare? Tipo così? Fei, fei, no, culo a mammi da fei, 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 dai ca. Sei pazzo. Me la metti in mano. Era una simulazione. Sì, ho capito, ma è una simulazione molto sbagliata. Allora, così? No. Fermo. Fermo Gesù, così santo Gesù. Vedo io. Forza Gesù. Vuoi aprirlo tu? Ti no, senti più no, sicuro? Io no, io ti devo dare supporto morale, tecnico e di carta. Aspetta. No, uso di bruciato c'è. Ok. Che stiamo per fare, raga? Io ho 37 anni, ho quasi famiglia, per Dio. No. Allora. Tu mi metto, per essere così. Vado? Aspetta. Sei dritto? Sì. L'ho presa? Sì, fai vedere in camera come sarà, perché... Allora, io l'ho presa. Ciao mamma, ti è sempre... Devo solo fare pressione con la... Quelli che si chiudono... Uè, bastardi! No, venite a soffrire! Non apriamo niente, venite a soffrire qui! Io ci sono! Qua devono soffrire tutti. Stiamo tutti tremando. Vado? Siamo pronti? 3, 2, 1. È tipo le montagne russe. Sta fischiando. Mamma fischio. Sta fischiando. Oh! No! No, non è possibile. Porco! No! Sta di fogna. La mia mano. Ma no! Ma no! No, ma no! No, ragazzi! No! Quando no, arriva? No, ma Zolfo, è Zolfo! No, mo è Zolfo, per fortuna, mi sta salvando, mi è arrivato... Qua, di qua c'è di Zolfo, c'è il fumo! Annusa qua! Annusa qua che c'è ancora il fumo! Devi aprire! Devi aprire! Devi aprire! Devi aprire! Devi aprire. Ma cazzo faccio da... Devi aprire! Tanto ha sfiatato, ha sfiatato! Non ha sfiatato! Shh. Cristo! No, no. Raga, come farsi scorreggia in faccia? Senti. Rocco, dai a qualcuno quella macchina. Rocco? Ce la fa. Porca puttana. Mi voglio grattare il naso. Ah! Non lo potremo mai più indossare. No! Sa di... Madonna, che schifo! Ti è arrivato? Mettiti qua, Paolo, avvicinati, scusi. No. Ok. Ma raga, non è possibile. Madonna, se si sente. Paolo, c'è il Covid. C'è il Covid. No, Paolo, ma c'è il Covid. Paolo, c'è il Covid. No, Madonna, non così tanto. Ancora mammi, ancora l'apriamo. No. Abbiamo solo bucato, abbiamo scalfito la superficie. No, raga. Io sbrocco. No, raga, abbiamo aperto le finestre, tutto ciò. Sì, sì, sta cominciando. Vai, sei bravo. Mi devo allontanare, scusate. Ok. Ha fatto quello che doveva fare. Aspetta. Fammi fare un altro giro. Non voglio che schizzi, non voglio. Perché se la latta fa così. Sì, lo so. Io infatti ti proteggo. Zoom Paolo. Scusa, zoom. Metti il cazzo del. Porca troia, mi è scappato. No, non ti deve scappare. Mi è scappato. Oh! Allora, sta di merda. È vero. È proprio merda. Merda di quella merda, allora, che è cacata dopo una settimana e puzza da... No, avete avuto un virus intestinale, cacatevi in faccia. È uguale. Madonna. Però hai fatto un buon lavoro. Ho fatto un buon lavoro, però là dentro ci sta una roba che...
No, ma come si fa a mangiare sta roba? Oh. Cioè io ho le mani compromesse per sempre, aspetta. Sto chiamando, scusate. Che schifo, Cristo. Oh, oddio, l'acquetta. Eccola. Madonna. Ah. Però vuoi cambio? Non dire che fingerò che è così. Cioè, gli svedesi sapranno come si monta un letto, ma... Comunque non si apre facilmente. Madonna, quanto puzza qua! Madonna, quanto puzza in questa stanza! Metti la testa nella pentola! Madonna! No, aspetta, no, aspetta. No, no, no. Aspetta, vai. Mi è andato sulla mano. No! Sono compromesso per sempre, fratelli. Dov'è, dov'è? Oh, Cristo, la mia mano! No. Ma che schifo è! No, raga, è la cosa peggiore. Cioè, manco il pesce gatto. Vi ricordate il pesce gatto? No, metti il cazzo là davanti. Cioè, Michele con la mascherina. Le mascherine! Ma per forza, raga, io rialzo. Cioè, in bacio. Io mi metto in bacio, voglio dire, non quando... Raga, bisogna assaggiarlo. No, abbiamo, sì, abbiamo assaggiato la mano. Vai. Cambio. Sto facendo piano piano, vai. Guarda com'è bolle. Non devi fare movimenti bruschi. No, eh. No, no, per l'amore di Dio. Perché io lo conosco il surstromming, quello parte a un certo punto. Paolo ha il Covid comunque. Paolo, c'è no, Paolo, tu c'hai, tu c'hai il Covid. Tu c'hai il naso per bellezza, Paolo. Ma è un macello da... Che se lo gusterà. Che schifo. Dopo, maledico. Cioè, voglio... Allora, prendete subito una busta della monnezza, perché tutto quello che viene toccato dal ma io mi devo bruciare le mani, però. Oh, occhio, perché aspetta. Fa lo scattino di fine corsa, siamo fottuti, eh. Aspetta. Io lo so che questo ci fa l'esploit alla fine. Attendo, attendo. Okay, aspetta, oh cazzo. L'ultimo. Ho partito lo schizzo. Oh Cristo. Ok, aspetta, 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 aspetta. Oh Cristo. Aspetta, 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 aspetta. Ma no, che no, quella è proprio nera, quella metti è la tre. Sì, sì, prendi quella, tre. Prendi quella. Oh, raga, a me mi serve. A me mi serve una pinza. Ma io però mi dovete dare supporto tecnico aspetta, morale. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, ci penso io. La 3, la 3, guarda la 3, guarda la 3, guarda la 3. Pa, la 3, la pa. No, aspetta, aspetta. Ah, che bello. Okay. Ah, no, no, non con le mani, non con le mani. No, aspetta, aspetta. Okay. Oh. Oh, raga, 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 no, 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 no. Ci vogliono due punti di inserzione. Uno qui. No. La mamma no. Puttana. No. Merda. Ok, questo è da buttare. Andato. Ok, ce l'abbiamo. Cristo che puzza. Ok, queste si buttano, sì? Queste le dobbiamo bruciare. Oddio, oddio, raga, oddio, oddio. Ah. Tranquillo. È l'altro che porto a casa. Cioè, è la diarrea di un cane, è la diarrea di un cane. Sei una checca. Ci dissociamo. Ma va sciacquato? Con l'acido. Madonna, ma perché? Perché sta fermo? Perché arrivano le zaffate? Rocco? Sì, guarda Rocco, allora, io alzo, Aspetta, aspetta, no, fermo, fermo, mi è venuta una bella idea. Ma su quei cosi è del rim che cascano dal soffitto. Sì, madonna. Ok, 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 aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 no. Aspetta. No. Vai. No, no, vedilo qua. Vedilo qua. Butta, butta, butta. Vai. Oh. No, no, lei, perché hai fatto questa puttanata? Ma perfetto. È perfetto? Guarda, c'è una goccia. Vabbè, aspetta, 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 quella si rimuove. Buttala. Io mi sono abituato.
Ha detto Rocco e si è abituato. Fefe, scusa. Ti giuro. Come hai fatto, Rocco? Ti botto, mi sono caduto, mi sono abituato. C'è il COVID. Ma... scusa. No, non è possibile. Cioè, fermi. Fermi. Perché questa roba qua, secondo me, non è edibile. Ho visto il surstromming e non era a sto livello. È vero. No. Cioè, il pesce dovrebbe... il pesce dovrebbe vedersi in qualche modo. Ma non era bei pezzi, questo è morto. Ma non sa di pesce. Questo è morto. Peccato che a me non mi puzzano le ascelle. Per la scienza. Madonna, è per la... No, ma la... No, no, Nico, non mi muori, ti prego. Chi è il primo? Questo fa venire il cagotto fulminante. Nico, io voglio bene, non lo devi ingoiare. Ma perché ci stanno tutte queste spine? Sono mangiato così. Ma io il suo strumming che ho visto non era così. Erano dei... Non era così. Ma che cazzo non so. Ma è luminoso. Ma io non era così. Non era così. Roberto, tu mo vieni qua, te lo mangi tutto. È quasi gradevole. Se poi faccio il primo assaggio. Io non lo so, non è il mio primo surstromming. Ne avrò tanti nella vita, Ma dai, ragazzi, è imbarazzante. Cioè, mo non voglio fare come gli youtuber americani che vomitano appena guardano la scatola, perché quelli fakeano. Dai, no. Ma scusa, ma non ma è, scusa. Io ho visto il surstromming, non era così. Ma sì, ma stai fermo, ma perché cazzo lo muovi? Speri che diventa buono di colpo se ma lo guarda, muovi. Guarda, sono solo spine, è veramente un blob in forme. Sì, in effetti non so cosa dovremmo mangiare. È fatto così? Sì. Voglio fare serie. No, no, c'era, comunque io quello che ho visto erano filetti. Erano pesci. Erano filetti interi. Ma c'erano anche le spine e le cose. Sì, ma qua è solo spine. Cioè, sì, la polpa. Cioè, il corpo era compatto. Cioè, la polpa è rimasto nell'acquetta. No, la polpa te la puoi mangiare con la cannuccia al momento. Sì. Beh, si può fare questa cosa con la cannuccia. Scherzo, raga. Io c'ho paura che moriamo. È una pianta grassa. Qualcuno dice che è marcito. Ah sì? Ah, è marcito? Io ho visto il suo strumming e non è così. Per favore, qualcuno di svedese... Scusate, guardiamo un'immagine su Google del suo strumming e magari ci togliamo da qua nel farlo. Però l'odore si attenua. Madonna, ma l'odore piano piano... È equipotente. L'odore è equipotente. Sì, è in ogni angolo della stanza c'è sì, lo stesso... Ma hai notato che poi sulle mani... Ma non si può mangiare, ma che cazzo sì, di mani? È ferroso sulle mani. Sa di lettiera. Ma veramente sto a toccare il telefono io con queste mani. Ogni tanto mi piano le botte. Capito all'odore, però dopo un po' ti arriva qualcosa. Ma arriva la zaffata. E porca puttana! Cioè, guardate, ragazzi, il surstromming dovrebbe essere questo. Cioè, questo è il surstromming. Questa è la stessa convenzione. No, non è la stessa. No, non è la stessa. Però è così, sono filetti. Questo è morto. Cioè, guarda qua. Questa è la confezione, dovrebbe esserci un filetto, cazzo. C'è la scadenza vicino? Sì, no, l'ho vista, scadeva l'anno prossimo. Ma pure sa, come andava conservato? Così? Questo? Sì, questo in quei cassoni grossi dove c'è scritto indifferenziato. Ma come fa a essere una... Però aspetta, questo forse non so io. Ma c'è comunque il filetto, Roberto. Cioè, guarda qua. Vedi? Comunque tirano su il filetto, porca di una puttana. No, è filetto, io quello che ho visto è filetto. Questo non c'è. Pure questo che è quello più sfatto di tutti. Oh, ragazzi, guardate qua. Tu con quelle mani ti ho preso. Guardate qua. Ma questa è buona. Ah, okay. Oh, questo è compromesso, senti. Guardate qua. Proprio quasi. Cioè, ripreso. No. È solo spine, capito? Ma da qua sembra il più spino delle carceri. Io penso che lo danno nelle carceri. È solo spina, non c'è un filetto. Cioè, io non so che cazzo mangiare qua. Allora, è una variante. Ragazzi, è una variante. È una A variante. Questa è una A variante. Oh, oh, oh. Fatemi vedere, linkatemi l'immagine di sta variante. Perché è decomposto, così pare. Redez, scava un po'. No, scavare. Sì, perché qua dentro c'è un'aria troppo brutta. Scava e così. Oh, questa. Ma come gocciola bello? Io non sto respirando. Poi però se devi spremere. Ma aspettavo molto peggio. Paolo, che cazzo ti aspettavi, scusami?
Sa di diarrea di cane malato, ragazzi. E l'ho sentita la diarrea del cane malato. L'ho raccolta con queste mani. Ma io sono stato a Lago Sul Furio in Abruzzo vicino a Pescara ed è più o meno così. No, lascia perdere. No. A Caramanico sei stato? Cioè, per te a Caramanico c'è quest'aria qui? Sapevo che ci andavano un sacco di vecchie, ma non a morì. Non c'è filetto, raga, non c'è filetto. Non mi fido, fatemi vedere se vivo veramente. Proviamo in un'altra live con un'altra lattina. Sì, se la troviamo, perché, cioè, veramente, raga, questo non è possibile. No, non c'è, voglio, non c'è. È tutto liquido. Cioè, non c'è filetto. Oh! Mica, vieni qua dietro, vieni. Non c'è filetto. Non c'è. Lo sto respirando tanto. Non c'è filetto. Non è quello, capito, che ti voglio dire. Non puoi mangiare. È un video. Cioè, raga, non possiamo mangiarlo. Fatta sta maniera, capito? Che cazzo ti mangi? Le lische? Si mangiano le lische? È tossico e decomposto. Non fatelo, è botulino. Salmonella o altre cose belle. Questi lo aprono all'aperto, figli di puttana. Io sarò con il figlio di Redez. È mio figlio. Legittimissimo proprio. Vi hanno scammato. Ma no, perché è quello originale, cioè, a parte che quante ce ne possono stare di ditte che producono pesce fracico. Eccolo. È uguale? È un po' più compattello il loro, ma fa schifo allo stesso identico modo. Se la rete si piglia. Ma come si fa a mangiare? E te lo devi chiavare in bocca? Cioè, ragazzi, c'è... Però, secondo me, pure il loro è... Cioè, è passato di stato, cioè è passato allo stato liquido. Eccolo qua, eccolo qua. Madonna, raga, ma arriva. No, diritto di morire questa roba. Cioè, raga, là dentro però ci sono qua delle fili, dei filetti. Sì, fa schifo, vabbè, è chiaro. Quasi, no, è la stessa combattezza simile al nostro. No, da noi non ci sta. Guarda come lo apre. Guarda come lo alza. Guarda come lo alza. Cioè là dentro ci stanno dei germi. Ma come lo fanno? Fammi vedere come lo mangiano. Non lo fanno vedere. Cazzi loro. No, io sto indossicando tutto. No, ma ci stanno a pescare. Ah, ci pescano. Ci pescano. Perché altri pesci mangiano sta a me? Io non sono mai stato un pesce, Paolo. Se fossi un pesce comunque non mi mangerei più. È stato conservato male, vi avvelenate. Ma non è stato conservato male, raga. Cioè, non abbiamo fatto niente di che. Ma va tenuto in frigo. Beh, dai, le tenevamo praticamente buttate a destra e a sinistra. Vabbè, ma... Sì, ma nel senso... La carne è decomposta, mi stanno scrivendo tutti. Ma certo che è decomposta, però voglio capire come cazzo lo dovevamo conservare. È un scatolato. Forse non doveva stare con tutto. Fate cambiare aria. La latte era gonfia, ma la latte sono tutte gonfie le latte. Non così come la nostra è il pallone di Maradona, se permetti, la nostra va via, però no. Ma porca troia, ma sta ferma perché? Non cioè mangiate. Ti giuro, è come se facessi ogni tanto c'è gli impulsi e la maggior parte scrive non si mangia, poi ci stanno i troll che dicono mangiate. È normale che la latta sia gonfia. Sì, è normale che gonfia. Ne abbiamo viste tante gonfie. Però questa qua ha strafermentato come la. Tutti con la madre svedese nei commenti. Io lo assaggerei, ragazzi. Non. No, dico, ma Stefano. No, ma che sono roba già germi che ti parla. No, ma io il problema è che potrebbe contenere dei patogeni abbastanza enormi. Cioè potremmo cagarci sotto fino all'anno prossimo. No, ci rischi proprio la vita se ci sta qualcosa di... Ma la vita non lo so, però di sicuro ti pigli un parassita. Parassita, non c'è sta un batterio, può essere. Cioè alla fine c'è rimasto solo il filetto dell'intestino. Cioè solo il filetto dell'intestino, perché il resto sono lische, ragazzi. Sono proprio lische, guardate. È solo lisca. Lisca, non c'è un filetto qua. Fai da vedere bene, Rocco. Fai uno zoom sulle lische. È solo lisca, non c'è filetto. Porca. È solo lisca. Io non credo che non debba essere. Scusate, ma lo chiamo a Nicolò. A Balini? Non potete. Non potete deluderci, su bevete. Bevete? Tu sei pazzo, compà. Che sta nel brodino? Nel brodino. Rocco, facciamogli vedere cosa c'è nel brodino.
Presentiamogli il contenuto. Porca puttana, attraverso la maglia. Cioè, io provo a chiamare Niccolò, dai, mo glielo dico. Lui la fermo, fermo! È un filetto. No. È uova. Sono uova di pesce. Sono le uova. Le uova hanno questa forma. È le uova di pesce, sì. Se ci fate caso, la texture della cosa... vedete la texture è a palline, è come se fosse una lingua, vedete? Questo perché è il... sì, è vero, no? Ok, mo lo sento anche io. Bene. È la... Dai, è un turbinio di emozioni. Rocco, puoi staccare, Rocco, stacca, perché sennò vomiti la Madonna. La mia ragazza intanto mi ha scritto non mangiarlo per l'amor di Dio. Sì. Tutti a dirmi da prendere che io morirò con questa camera in mano. Ci sono soltanto uova, raga. Oddio. È l'unico contenuto. Le uova non si sono disciolte. Guardate, soltanto uova. Aspetta, mi sta rispondendo Nicolò, fermi. Ti dice no zio, è un po' too much. Il sussoio è pesce andato a male. È fino a qui. Qua c'ha le uova. Ma per il resto, raga, non c'è niente. Cioè, vi giuro, tutto quello che poteva essere polpa. Tutto quello che poteva essere polpa negli anni 30. No, non c'è più niente, raga. È incredibile come le uova non si siano decomposte, oh, pazzesco. Oh, ah! Sono tornato. Però posso dire una cosa? Il pesce gatto era peggio. Il pesce gatto era peggio? Ah, sì, quella che abbiamo aperto l'altra volta, non so. Cioè, perché fino a un po' io personalmente mi ci sto abituando a sto odore. Perché stai là? Perché sa di zu, è probabilmente... No, mettiti qua. No, sono venuto. Fede, chiama Nicolò, fermi. Ha detto ci sta. Sentite il turbinio di emozione, mettiti qua. Ciao, è allucinante. No, però era peggio quell'altro, sì. Nick! Aspetta che ti metti in viva voce, aspetta. Vai, sei in viva voce. Perché l'avete aperto al chiuso, spiegami. Perché siamo dei rincoglioniti, eh. Quello. Ma linkami subito la live, voglio vedere cosa... Devi andare su quei due sul gaming. Cioè... Quei due sul Cristo, però. Porca puttana. Che no, su che canale? Sul 2. Su YouTube. Quei due sul gaming. Su YouTube. Ok. Allora, ma... ascolta, il nostro problema... sono che ci sono solo le lische. Cioè c'è solo... cioè non ci sta il... non c'è nulla da mangiare. A meno che non dobbiamo calpestare le lische per fare una pappetta, ma... Secondo... No, zio, ma è stranissimo perché... Guarda, ma... se vai sulla live adesso te la stiamo inquadrando. Te la stiamo inquadrando per bene. Quei due sul gaming. Aspetta. Madonna, stiamo morendo. Questa live qua? Sì, Madonna, stanno... Madonna, che roba. Ma poi quelli cosa sono, cuori di pelle? Le uova, Nicolò. Sono le uova. Solo le uova ci stanno salvate qua dentro. Non ridere, sono le uova. Mi fai vedere la confezione? Mi fai vedere che scatoletta avete preso? Rocco, fai un giretto, fai vedere la confezione. Che Nicolò è esperto. No, perché se è quella tipo Kallax, quella rossa o quella blu, oppure quella gialla? Perché no, se è rossa e gialla. Ah, ok, quello tradizionale. Ok. No, non dovrebbe essere così proprio, mi sa. Dovrebbe esserci il pescetto, no? Dovrebbe vedersi sì, il pescetto. Dovrebbero esserci le lische, filetti, cioè le filetti. Sono i filetti versi nell'acqua. Ma dove l'avete presa sta roba? Ce l'hanno inviata. Ma probabilmente era già scaduta quando l'hanno spedita. No, non è scaduta, scadeva l'anno prossimo. Ah, sì? L'ho controllata. Ma raga, ma anche se scade, non è che si disintegra la carne e sparisce, capito? No, è questo, però hai visto? Cioè, guarda qua, zoomacinato. Senti i conati qua. Ma cioè, dategli una mascherina al cameraman. Il cameraman ormai ha superato la soglia del dolore. No, il cameraman non ha la mascherina. Stasera torna a casa e vomita tutto. Vedi com'è? No. Sì. Non è... No, cioè, no, ma... non va... quel filo? No.
schifo. No, raga, non mettete assolutamente in bocca quella roba. Beh, no, beh, no, non c'è niente. Ma guarda, c'è un ammasso di spine qua, guarda. Fermo? Allora, un grumo di capelli che tiri fuori dalla doccia. Esatto. Non va assolutamente consumata. Il pesce può essere leggermente concotto, ma in questo caso il pesce è completamente decomposto. Detto dalla mia coinquilina in scienze alimentari, dottorande. No, raga, buttate tutto. Dove? Chiamate quelli della raccolta dell'olio esausto. Che schifo. No, vabbè. No, non mettete assolutamente in bocca quella roba. Ma guarda, siamo tutti. Poi io riproviamo con un altro su Stroming. Dobbiamo prendere altro su Stroming perché questo è andato proprio a puttane. Madonna, senti che schifo. Se volete la prossima volta che vado in Lapponia ve ne porto un po' a casa. Sì, volendo. Tanto, sì, costa 4 euro alla COP. Ah sì? Sì, sì. Ma ce la facciamo inviare, facciamo un'altra live. Sì, facciamo un'altra. Però se avete qualcuno che vive tipo a Luleå o comunque in Svezia del nord, lo trovano tranquillamente al supermercato. Perché lo mangiano? Ma non lo so perché lo mangiano, mica, però. Vabbè, intanto grazie Nick, almeno abbiamo avuto un'ulteriore conferma. Mi raccomando. No, dai. No, allora ragazzi. Grazie Nicolò perché ciao bello. Ciao. Ti aspettiamo per la pampanella. Allora. Ciao. Ciao bello. Fermi tutti. Dio buono. Allora, fermi. Dobbiamo chiudere sta merda. È vivo. Dobbiamo chiudere sta merda. Allora ragazzi, fermi tutti, fermate. Lo so. Fermate tutto. Allora, il surstroming si deve fare perché ve l'abbiamo promesso. Lo facciamo. Lo compriamo, su Amazon si comprerà. Sì. Ci sta? Controllo. Vai. Guarda, lo compriamo adesso davanti a voi. Lo ordiniamo e lo facciamo nella prossima live. Lo facciamo davanti a voi, però non possiamo morire. No, questa cosa qua non va bene. No, cioè moriamo. Cioè se io sono sicuro che fa schifo pure quello vero, cioè, sono sicuro che fa cacare, però no, sta roba qui era come mettersi in bocca la carcassa di qualcosa. È diarrea, è diarrea, ma perché tutte ma a noi? Ma già di per sé è diarrea. Ma perché tutte a noi succedono poi? Io, ma tu ti rendi conto che non possiamo fare una cosa? Ah. Leccate le posate, ragazzi, forse mammi ti lecchiamo. Forse non è che... Allora, fermo, sur... Guarda, te la vendono con i cracker, te la vendono. Con i cracker? Ma è lo stesso questo. Ne vogliamo prendere un altro tipo? No, prendiamolo uguale così sappiamo esattamente se lo... Beh, è lo stesso, no? Sì, è lo stesso. Sì, sì, è lo stesso. Quanto costa? 28 euro. 28 euro e 9, lo prendiamo adesso. Ci sta. Però senti, lo vuoi comprare da qua così vedono, sì, l'acquisto? Poi vi facciamo vedere l'acquisto, raga, perché non vogliamo che pensate che stiamo... Madonna benedetta. No, però dobbiamo prendere... Prendi una busta nera. Sì, sì, l'abbiamo già presa. È un po' dispiace il fatto che non abbiamo voluto provare. Sì, no, mi dispiace perché tutto sto ben di Dio buttarlo. Cioè, che cazzo di puzza. Sta chiuso e comunque è ancora come se si stesse muovendo. Sta respirando, sì. Troia, cioè qua dentro secondo me l'ultima sniffata. Allora io mi posso dire una cosa, noi stiamo qua dentro con sto coso aperto da mezzo, ma guarda che io sono rosso in faccia per questo fatto qua. Noi stiamo qua dentro con sto coso aperto da mezz'ora, ma sapete se un povero civile entra qua dentro no e se lo becca in faccia in un colpo solo, cioè quello lì pensa che ce lo siamo buttati in culo. Tutti. Faccio un po' di... Perché il pesce non ha quell'odore. Cioè per fargli avere quell'odore ti devi chiavare un pesce in culo e ci devi caca sopra. No, questo qua non so se buttarlo. Sì che lo devi buttare. Buttiamo tu. Non chiudete la busta, ragazzi. C'è da buttare altra roba. Quello si lava. Questo si lava. Questo l'abbiamo usato? Non lo so. No, io sto male. Buttiamo tutto, ragazzi. Buttiamo everything. Sto male, male. Cioè, raga, ma che cavolo? Ma gli svedesi. Comunque, apriamo tutte le finestre. Ma già sono aperte, è bene. Raga, stiamo... Madonna, male, male. Accendi un altro paio di quelli che bruciato aiuta. Lo so che aiuta, per questo sto appicciando, ma sto morendo. Mi fa
fossili ci aiuteranno. Aprite tutte le finestre, raga, fate la corrente. Cioè, io sto male, cioè, fisicamente. Mi sta risalendo tutto la merda. Sono rosso in faccia. Ok. Allora, madonna. Tendo. Cioè, raga, è incredibile. Qua in bagno puzza come se fosse lì. Madonna, ma questo... La madonna! Oh, bravo Roberto, hai capito cosa si deve fare? Il deodorante, il deodorante! Che testa! Lì. Aspetta, magari con deodorante, dopo... Vai, col deodorante sopra quello! Sì, sì. Proviamo. Dai, prova, prova! Ma perché dobbiamo morire in un modo o nell'altro? Io non sapevo che fossero dei cirogeni. Giustamente in chat dicono usate il deodorante, cioè avete ragione, non ci abbiamo pensato, eravamo così annientati. Eravamo totalmente annientati, raga. Se ne fotte di tutto Roberto. Beh, Roberto sta facendo l'unica cosa buona, sta dando al suo naso qualcosa di alternativo. Ho puzza di merda qua dentro, ma tu mangi di solito nelle fogne, non lo so. Io sono stato in molti posti. Beh, ci vuole una cosa di tremendo per distruggermi. Madonna. Raga, è devastante. Comunque non sp- no. Io raga è peggio. Capisci che ci sta peggio? Raga è peggio. Oddio! È peggio! Oddio! Ma perché mo si stanno mescolando zolfo, deodorante, surstroming. Mo scorreggio pure, così siamo. Madonna. Cioè, voglio, questo weekend sarà il più meritato della mia vita, mo ve lo dico. Ragazzi, piuttosto che ore sono? Sono le 9:01. E si è chiuso il Kickstarter. No, non si è chiuso. A casa mia questo non è chiudere. Questo è soltanto... È soltanto rimandata la vera chiusura. La vera chiusura la rimandiamo, facciamo una live, ve l'abbiamo promesso, lo faremo, assolutamente. Intanto i fuochi d'artificio sul nostro Kickstarter, premi 4. Guarda là, i fuochi d'artificio. Posso dire che si potrebbe fare di meglio. Si potrebbe fare di meglio, però tanta roba è andata strabene. E adesso i fuochi d'artificio che avevamo preventivato anche noi... Sì, perché dobbiamo festeggiare. Siamo a 51.620. Siamo arrivati a delle cose fotoniche. E, beh, io direi, raga, è stato... Intanto ricompriamo sicuramente la cosa. No, fa culo a mamma. C'ho ancora la mano che puzza. È stato un piacere fare questa live. Io direi di finirla col botto. Senti che puzza! Madonna, che porteranno! Ed è finita letteralmente col botto. Ok. Vabbè. Ma, aspetta, lo faccio vedere. Intanto datemi un secondo che il logo su Amazon sì, compriamo. Tra un po' vi facciamo vedere l'acquisto del surstroming, ragazzi, che arriverà. E quindi giovedì prossimo non si scappa da nessuna parte. Su Stroming nuovo, appena arrivato. Allora, però voi ci sarete? Voi ci sarete? Noi mangeremo il Stroming. Te lo assaggeremo e poi ragazzi, un po' di pane buono, olio fresco, una bella bruschettina. Peperoncini. Adesso no, perché sai, cioè, se loro lo mangiano... Vi voglio bene ragazzi, è contenta Elena che non siamo morti. Allora, compriamo, fai vedere. Occhio agli indirizzi di Amazon, ci dicono, sì ragazzi, tranquilli che... Noi acquisteremo questo, adesso lo compro. Basta che fai acquista ora, mi sa. Sì, lo faccio vedere, toglimi un attimo la schermata, non vorrei che succedesse il dramma in live, dove sarebbero cazzi amari. Infatti si vede l'indirizzo. Ok. Carte di credito, cazzi e mazzi. Allora, data di consegna 2 maggio, 5 maggio. Ce la facciamo per... Oddio, è post lancio. Post lancio della sonda.
2 maggio, 5 maggio, ce la facciamo. Vabbè, appena arriva, che questo ovviamente non arriva dall'Italia. In Italia sta merda, non la... cioè, nel senso, puoi mettere? Puoi mettere? C'è scritto qui in alto 2 maggio, 5 maggio, data di consegna prevista. E c'è l'immaginetta del surstroming con i cracker. Ok, raga, posso mangiare i cracker e tu mangi il surstroming? È andata bene, siamo in 1075, sarà un devasto mandare tutte le cose a tutti, ma sarà anche un piacere. Ma pure i contenitori di plastica, lavateli? Sì. Mo vado subito di là, ne prendo uno, tolgo tutta l'acquetta che c'è sotto, magari la tolgo così col dito, così si scrosta prima, poi prendo il contenitore e lo lavo con una bella spugnetta e poi lo rimettiamo subito nella monnezza. Allora, grazie per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima live, giovedì prossimo comunque ci sarà una live, quindi mi raccomando, siateci, e se arriva il surstroming la facciamo giovedì, se no la settimana dopo. Vi teniamo aggiornati, ultimamente Amazon mi sta dando delle date molto lontane, ma poi i pacchi arrivano prima, quindi potrebbe essere che già per giovedì sia arrivato. Grazie! Grazie a tutto lo staff, ragazzi, grazie di esservi beccati sta puzza.